Buongiorno, buongiorno a tutti, ben arrivati, grazie per la puntualità con cui vi state collegando. Io sono Sabrina Onano di Forma SPA e vi do il benvenuto e faccio una breve introduzione al webinar di oggi realizzato nell'ambito del progetto OpenGov, metodi e strumenti per l'amministrazione aperta. Promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica e realizzato da Forma SPA. Abbiamo un programma abbastanza intenso, quindi io prenderò soltanto qualche minuto giusto per dare tempo agli iscritti di collegarsi e poi lascerò la parola ai numerosi relatori che ringrazio ancora per essere intervenuti in questo intervento, che è un evento di conclusione di un percorso che abbiamo svolto nell'arco di questi ultimi 2 anni e di cui vorremmo condividere i risultati e gli stimoli raccolti. L'introduzione verrà fatta dal dottor Sauro Angeletti, il direttore dell'Ufficio per l'Innovazione Amministrativa, la Formazione e lo Sviluppo delle Competenze del DFP, e dal dottor Sergio Talamo, il direttore comunicazione istituzionale e relazioni per le PA di Forma SPA. La dottoressa Elisa Barba Giovanni farà un'introduzione all'attività che abbiamo realizzato, i percorsi pilota di governo aperto, di cui lei è stata la referente per il Dipartimento della Funzione Pubblica. Successivamente darò la parola a Gianfranco Andriola di Forma SPA, che introdurrà la tavola rotonda, nella quale intervengono le amministrazioni, i protagonisti di questi percorsi. Interverranno per il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica la dottoressa Maracossu, Valentina Rossetti per il Ministero della Cultura e la Digital Library, la dottoressa Michela Deriu per la Regione Emilia-Romagna, la dottoressa Annalisa Fauzzi per Regione Puglia, il dottor Leonardo Fontana per Regione Siciliana, il dottor Dino Calvisi per Regione Abruzzo, la dottoressa Isabella Ligia per Città Metropolitana di Cagliari e il dottor Antonello Cellima per Città Metropolitana di Roma. L'intervento conclusivo sarà della dottoressa Sabina Bellotti, il Point of Contact di OGP per il Dipartimento della Funzione Pubblica. L'obiettivo è quello di comunicare, di trasferire i percorsi, i risultati realizzati con questi progetti pilota, ma ci farebbe piacere anche raccogliere i vostri contributi, suggerimenti e eventualmente rispondere alle vostre domande. Per questo sono attive due chat, una chat partecipante e una chat proprio dedicata alle domande e risposte, nella quale raccoglieremo i vostri contributi nella fase finale dell'evento. Non appariranno, ma sono dietro l'organizzazione di questi percorsi, non appariranno, nel senso non interverranno, tutti i colleghi esperti che hanno seguito le attività e sono Ilaria Vitellio, Angela Nasso, Fabia Francesconi, Fedele Congelo, Andrea Gelao, Rino Carluccio, Niccolò Fenu e Saverio Massaro, che hanno seguito in diverse fasi questi progetti. Speriamo che questo evento possa essere di vostro interesse, ci auguriamo veramente una partecipazione anche da parte vostra e do la parola al dottor Angeletti per iniziare con la parte vera di questo incontro. Grazie. Grazie Sabrina, buongiorno a tutti e a tutte e benvenuti in questo webinar dedicato ad un approfondimento sulle progettualità che le amministrazioni pilota col supporto del Formez hanno realizzato sulle politiche del governo aperto. Il mio intervento breve e introduttivo è finalizzato innanzitutto a ringraziare il Formez, ma anche il gruppo di lavoro del Dipartimento della Funzione Pubblica, ovviamente, che ha lavorato su questo progetto e soprattutto le amministrazioni che si sono cimentate nella declinazione in maniera specifica e originale del tema del governo aperto su particolari ambiti di attività. Questo per noi è molto importante perché è la modalità più concreta per dare
sostanza, diciamo così, a un tema che è pure importante, altrimenti rischia di rimanere astratto. Il secondo motivo, diciamo, del mio intervento, la seconda considerazione che anima il mio intervento è che questo è un evento conclusivo, ma le attività su questo tema non finiscono, non devono finire perché, come vi dirò velocissimamente, il Dipartimento della Funzione Pubblica attribuisce alle politiche del governo aperto una particolare rilevanza strategica. Andando con ordine, dopo i doverosi ringraziamenti che sono veramente sentiti, non sono di circostanza, io volevo sviluppare con voi alcune veloci considerazioni sul titolo di questo webinar, no? Fare governo aperto. Intanto, che cos'è il governo aperto? È un contenitore potenzialmente di tutto. Noi sappiamo che il governo aperto è una piattaforma, diciamo, che supporta l'inclusione, la trasparenza, la partecipazione, l'etica pubblica, l'inclusione, e quindi è una piattaforma abilitante di tutte le politiche pubbliche che a livello centrale e locale le nostre amministrazioni promuovono. Ecco, il fatto che sia una piattaforma che potenzialmente include tutto presenta un rischio che, cioè, alcuni temi rimangano fuori o secondo poi che noi continuiamo a lavorare sempre sugli stessi temi, per carità, temi fondamentali, ma temi sui quali molte amministrazioni pubbliche hanno oramai una diffusa pratica, la trasparenza, l'anticorruzione, gli open data e così via. Quindi il governo aperto è tutto e la possibilità più concreta di dare attuazione a questa politica è declinarla nella specificità istituzionale delle singole amministrazioni. Per questo abbiamo attribuito una particolare rilevanza alle esperienze pilota. Questa visione, diciamo, la possiamo desumere e risulta confermata anche dall'impostazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che punta a garantire una piena inclusione sociale e individua negli strumenti per realizzare questa inclusione la coesione territoriale, la digitalizzazione, lo sviluppo delle competenze in maniera digitale, in maniera diffusa nella cittadinanza, ma anche la partecipazione, ovviamente, e l'inclusione nei processi decisionali. Ecco, il PNRR dà un riconoscimento particolare alle politiche di open government. Possiamo dire che l'open government costituisce a tutti gli effetti una priorità trasversale e rappresenta una piattaforma abilitante per la partecipazione dei cittadini e più in generale dei portatori di interesse ai processi decisionali, ma sappiamo che questo rappresenta allo stesso tempo una sfida quotidiana per tutte le amministrazioni. La seconda parte della mia riflessione è concentrata sul verbo fare. Che cosa significa fare amministrazione aperta, governo aperto? Anche questo è una sfida perché ci impone di passare dalla teoria alla pratica. Nel nostro paese abbiamo fatto tanto su questo tema. Come voi sapete, partecipiamo ad un organismo internazionale su questi temi, sui temi dell'open government da oltre un decennio. Abbiamo sviluppato 5 piani nazionali di governo aperto che, con la collaborazione delle amministrazioni e delle organizzazioni della società civile, mettono in connessione e coordinano gli interventi e gli ambiti implementativi delle politiche pubbliche sui temi della trasparenza, dell'inclusione, della digitalizzazione, della partecipazione e così via. Il tema è che, per quanto abbiamo fatto, a mio avviso, queste politiche che sono oggettivamente complesse rimangono delle politiche giovani. E allora che cosa c'è da fare per fare attecchire ulteriormente queste politiche, per dare le gambe a queste progettualità? C'è da costruire una diciamo, infrastruttura tecnica, organizzativa, metodologica di supporto a queste politiche e soprattutto c'è da sviluppare le competenze e la sensibilità del capitale umano delle persone che lavorano nelle amministrazioni pubbliche su questi temi. Andando verso la conclusione, quindi come si fa a realizzare il governo aperto? Lo si fa con delle specifiche progettualità e con un'infrastruttura tecnico-organizzativa abilitante. Noi l'abbiamo fatto con un progetto, col Formez, con un progetto finanziato a valere sul Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.
implementando il portale del governo aperto OpenGov quale hub informativo a supporto dell'attuazione di queste politiche, facendo evolvere la piattaforma Partecipa e personalizzandola in modo che potesse essere funzionale, diciamo, alle specifiche progettualità. Abbiamo rafforzato la comunicazione e la cultura del governo aperto, promuovendo iniziative di sensibilizzazione e eventi, una per tutte, la settimana dell'amministrazione aperta. Abbiamo rafforzato il network delle competenze delle amministrazioni pubbliche e delle organizzazioni non rappresentative che lavorano e che coprogettano, che hanno coprogettato il quinto piano nazionale attraverso la creazione dell'hub della partecipazione. E infine, ma non ultimo, il tema di cui parliamo oggi, abbiamo promosso e implementato, supportato l'implementazione di progetti pilota, cioè di veri e propri percorsi di accompagnamento nella declinazione specifica del tema della amministrazione aperta in progettualità prioritarie per le singole amministrazioni. Ecco, quindi con questo mio intervento ringrazio innanzitutto anche le amministrazioni che hanno fatto parte di questi percorsi pilota. Senza le amministrazioni pilota noi non avremmo implementato questi progetti. Le ha già citate la dottoressa Onano, la città metropolitana di Roma Capitale, la città metropolitana di Cagliari, la regione Emilia-Romagna, la regione Puglia, la regione Siciliana, la regione Abruzzo, il Ministero della Cultura e il MASE. Ecco, con queste progettualità pilota e concludo, noi abbiamo dato una specifica concretezza a questa politica, ed è quello che più ci interessa, cioè dimostrare come il governo aperto non è un contenitore, un cappello al quale ricondurre tutto in maniera disordinata, ma è una politica, un modo di fare amministrazione pubblica che può essere applicato a singole progettualità e a singoli percorsi. Finisco dicendo che tutto quello che abbiamo fatto con i percorsi pilota lo trovate, per chi non avesse partecipato, sul nostro sito OpenGov, sezione partecipa, fare governo aperto. Non vogliamo che questa esperienza finisca qui, i progetti pilota sono finiti, ma i progetti pilota sono il seme per continuare e le buone pratiche per continuare a diffondere questo ambito di intervento, che era prioritario nel PON Governance e lo è ancora a maggior ragione nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Grazie, mi fermo qui. Scusate se sono stato un po' veloce, un po' concitato, ma le cose importanti da dire dal mio punto di vista penso di averle centrate. Grazie. Grazie, grazie, grazie tante. Do la parola a Sergio Talamo per il suo intervento. Grazie. E come avete visto, benvenuti a tutti, l'investimento della funzione pubblica su questo tema non è occasionale, ma è stabile e si articola in molte iniziative che vogliono fare da riferimento per tutto un percorso, proprio perché, come ha detto Sauro, il governo aperto non è un'iniziativa, una fiammata, ma è un cambio di mentalità, un cambio di modo di lavoro. E su questo il Formez ha ormai delle professionalità, delle specializzazioni che danno garanzia di qualità e di continuità. Io mi limito a una riflessione che entra un po' nel merito, anche per favorire il confronto successivo, su quella che io considero anche nelle analisi che vengono fatte nei nostri incontri, nelle nostre attività, anche nelle mie attività universitarie, che chiamo con sintesi giornalistica una situazione in cui la legge non detta legge, nel senso che nell'ambito del governo aperto le prescrizioni delle norme sono spesso disattese, perché restano in un ambito, come dire, quasi diventano più un auspicio che una norma cogente. E questo avviene per esempio anche in settori che noi conosciamo benissimo, quale può essere la performance del PIAO e la trasparenza. Chiunque di noi, essendo un addetto ai lavori, sa che ad esempio il decreto 132 del 30 giugno 22 sul PIAO, che a sua volta naturalmente segue le leggi istitutive della performance, il 74 del 17 e la legge poi del 80 del 21, dice che bisogna unificare determinati argomenti in una unica programmazione, performance, fabbisogni, formazione, sapete bene. Ma dice anche, in modo molto chiaro,
che è il rapporto che il PIAO definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione dell'utenza. Cioè dice con chiarezza che il PIAO, esattamente come la performance 5 anni prima, non è un documento, ma è un modo di lavorare che deve comportare un rapporto costante con l'utenza, valutandone gli impatti e ricevendone il feedback. E questo è una cosa che già prima, nel decreto 97 sulla trasparenza del 2016, veniva espresso in modo chiaro. La trasparenza era definita, ma questo addirittura nel decreto 33 era definita come la dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici. E vi sono molte altre norme del decreto 97 che sono le meno conosciute, le meno applicate, perché anche sulla trasparenza si preferisce andare sull'aspetto adempitivo, costruire l'ufficio, realizzare il piano ogni 31 gennaio o fare altre cose di questo genere, che poi spesso comportano anche un onere molto impegnativo per la struttura, invece di pensare agli aspetti relativi alla qualità del dato, alla rilevazione dei tempi medi di attesa per le prestazioni sanitarie, alla questione della qualità dei servizi rilevati l'utenza. Io ho fatto due esempi, PIAO e trasparenza, ma potrei farne molte altre per dire che l'indicazione del legislatore italiano è da molti anni, direi addirittura da decenni, molto chiara e univoca rispetto alla cultura del governo aperto. Ci dice in tutti i modi che dobbiamo fare le leggi per l'utente, rilevandone la soddisfazione e condividendo con lui il percorso di miglioramento. Lo facciamo davvero? Ecco, in questa sede, in questa stanza virtuale, sicuramente sì, perché vi sono 8 amministrazioni che ci racconteranno come con il nostro supporto hanno realizzato delle esperienze importanti, e dobbiamo far diventare sistema, perché in settori come ogni giorno noi nella cronaca leggiamo che ad esempio vi sono dei conflitti nell'ambito della gestione della sanità, ad esempio nei pronto soccorso o nei problemi che vengono affollati proprio perché i tempi di attesa delle prestazioni sanitarie aumentano, nell'ambito del fisco, delle politiche urbane. Ecco, se noi andiamo nella sezione esperienze che il Formez ha realizzato, nel networking messo in campo con questo progetto, troveremo tante risposte a questi problemi che poi invece diventano poi cronaca quotidiana sulla pubblica amministrazione, che non ne favorisce certo la reputazione. E quindi in conclusione io voglio dire che quello che noi stiamo facendo con queste esperienze, io la cosa che più veramente mi fa piacere, anche mi inorgoglisce, se permettete l'espressione, da funzionario, da dirigente pubblico, è proprio che abbiamo veramente messo in campo delle persone. Cioè, abbiamo usato il digitale, non l'abbiamo ritenuto un obiettivo, abbiamo ritenuto il digitale come un mezzo perché delle persone, che siamo poi noi quando lavoriamo come funzionari pubblici, lavorino con altre persone, che sono poi i cittadini e noi stessi quando ci rivolgiamo all'amministrazione come cittadini. Quindi abbiamo saputo, stiamo provando a mettere in campo, lo diceva anche prima il dottor Angeletti, un'attività di comunicazione, di accountability, di tracciabilità delle decisioni pubbliche, che sono chiaramente la base di un percorso di governo aperto, in assenza del quale il governo aperto diventa soltanto un auspicio. Ricordo in conclusione che queste sono state delle prescrizioni che anche organi autorevolissimi come il Consiglio di Stato o la stessa ANAC hanno messo spesso in evidenza, dicendo che al di là dell'aspetto amministrativo quello che conta è proprio collaborare col cittadino. E se mi permettete una conclusione un po' fuori, no? Citando un personaggio che non appartiene alla pubblica amministrazione ma alla sfera culturale e forse anche onirica di ognuno di noi, ricordo, leggevo in questi giorni che Charlie Chaplin, una persona che amo molto, diceva che se la macchina dell'abbondanza ci ha dato povertà e la scienza ci ha trasformato in cinici e l'avidità ci ha reso duri e cattivi, la soluzione è l'umanità. Più che macchinari ci serve umanità. Più che abilità ci serve bontà e gentilezza. Senza queste qualità la vita è violenza e tutto è perduto. Allora, se la bontà e la gentilezza noi la consideriamo come un requisito del governo aperto, so di andare un po' fuori tema, ma mi sento di farlo, ne corro il rischio, perché sono convinto che in questo approccio, questo metodo di rapporto con la persona conquistata dall'altra parte, noi facciamo qualcosa di importante nella nostra missione pubblica, ed è per questo quindi che il nostro lavoro di questi mesi, questi progetti pilota di cui adesso sentiremo parlare, diventano veramente un punto di partenza per un percorso importante e gratificante e affascinante.
Grazie. Grazie, grazie Sergio. Chiedo a Elisa a questo punto di intervenire per contestualizzare questa attività, per introdurre questa attività. Grazie. Grazie Sabrina, grazie a tutti. Ho condiviso le slide, dovreste vederle. Grazie anche ai partecipanti a questo webinar. Entriamo nel vivo dei percorsi pilota. Quello che cercherò di illustrarvi io nei prossimi minuti è una panoramica delle considerazioni trasversali e ciò che abbiamo ottenuto in merito al valore collettivo rispetto a questa attività, che è stata introdotta negli interventi precedenti e contestualizzata nell'ambito delle più ampie politiche di governo aperto del Dipartimento, ma che fa riferimento a un progetto che si chiama Open Gov, metodi e strumenti per l'amministrazione aperta, promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica e attuato, realizzato da Formez, realizzato da tutte, anche dalle amministrazioni pubbliche che si sono messe in gioco realizzando appunto dei percorsi pilota concreti sui temi del governo aperto, è supportato da tutte le persone che Sabrina ha ringraziato e quale, diciamo, io mi associo ai ringraziamenti e non ringrazierò mai abbastanza rispetto a quello che hanno fatto, come hanno messo in campo come impegno e anche come risultati. Cercherò di dare una visione strutturata a quello che sono state le descrizioni degli interventi precedenti. Il progetto Gov si compone di diverse linee di attività, si è composto di diverse linee di attività. Come è stato detto, è finalizzato in generale a sostenere la diffusione del modello e dei principi del governo aperto nelle pubbliche amministrazioni e ha delle linee di attività di natura un po' più strategica. Delle linee di attività che invece sono prettamente inerenti la cultura, la diffusione delle competenze attorno ai principi del governo aperto, è quella sulla quale ci confrontiamo oggi, è proprio la linea di attività mira ad azioni concrete che sono quelle appunto realizzate attraverso i percorsi pilota di governo aperto, che stanno all'interno delle linee di attività 3, non a caso, perché tutti questi percorsi hanno sempre messo insieme sia la dimensione, diciamo, della formazione, della cultura del governo aperto, ma anche la dimensione tecnologica, che in qualche modo le ha aiutati a supportare l'attuazione di questi principi. E poi c'era una linea di attività invece molto verticale sull'integrità e lo spazio civico. In particolare, i percorsi pilota sono finalizzati appunto a dare un supporto alle amministrazioni che si impegnano a realizzare questi percorsi inclusivi di open government. Più avanti vi presenterò, ma già ve le hanno accennate, quali sono le pubbliche amministrazioni che hanno aderito. Loro aderiscono, le pubbliche amministrazioni, con un'esigenza concreta, con un obiettivo generale concreto, che viene poi in qualche modo declinato, coprogettato dal team, anche attraverso il supporto del team di lavoro che è stato presentato poco fa, e si definiscono gli obiettivi, le metodologie, gli strumenti, insomma si definisce il percorso da realizzare per arrivare al risultato concreto. E qua è davvero molto interessante, vorrei sottolineare che cosa abbiamo potuto osservare? Cioè l'idea che metodologie, scelte diverse, realizzate da istituzioni che per le loro caratteristiche intrinseche sono diverse, perché sono diverse in termini di storia, competenze, anche possibilità di sperimentare. Come vedremo, ci sono diversi livelli di amministrativi che hanno aderito. Ecco, questo in qualche modo ha arricchito, secondo me, se dobbiamo dare delle considerazioni, secondo me questo non ha fatto altro che arricchire il valore collettivo di questa attività e in generale il valore collettivo attorno al governo aperto. Le amministrazioni che hanno aderito sono, insomma, due amministrazioni centrali: il Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica, il Ministero della Cultura, quattro amministrazioni regionali, la Regione Siciliana, Puglia, Emilia Romagna e Abruzzo, e due città metropolitane, la città metropolitana di Roma e la città metropolitana di Cagliari. Tutte quante hanno come vedete dalla distribuzione del grafico, ovviamente le regioni l'hanno fatto da padrona,
anche gli enti centrali, città metropolitane, un po' meno, diciamo, dal punto di vista dei comuni. Ma in generale gli argomenti più richiesti sono stati quelli di avere un ambiente, cioè acquisire conoscenze e acquisire tecnologia rispetto a un ambiente digitale che potesse in qualche modo supportarli nella collaborazione verso degli obiettivi appunto di inclusivi e comunque inerenti ai principi del governo aperto. Li sentirete poi nella tavola rotonda che seguirà il mio intervento, proprio lo sentirete dalla voce dei protagonisti. È interessante anche l'aspetto diciamo di disomogeneità rispetto alle competenze, perché molte amministrazioni hanno una storia molto importante dal punto di vista appunto del governo aperto, della partecipazione, altre avevano una storia meno recente, alcune erano un po' più diciamo preparate sull'aspetto tecnologico, altre un po' meno, e questo ha fatto sì, insomma, che si contaminassero anche tra loro. E quindi questo appunto vi potrà far pensare qual è il valore di una comunità. L'ultima, una visione interessante è quella rispetto ai temi oggetto dei percorsi pilota che sono stati scelti dalle varie amministrazioni. Come vedete, hanno coperto quasi tutti i temi delle missioni PNRR, moltissime ovviamente sulla parte di digitalizzazione, innovazione e competitività, proprio per la natura della linea del progetto, che era diciamo, a forte ispirazione tecnologica, tanti sulla parte di rivoluzione verde, sulle infrastrutture di mobilità sostenibile, tantissimi sulla parte di istruzione, formazione, ricerca e cultura ed equità sociale, genere e territoriale. In generale, come avete potuto già intendere dalle mie parole, dobbiamo intendere questa attività come un'unione tra tre dimensioni differenti: la dimensione della formazione, la dimensione tecnologica e quella della sperimentazione, che in qualche modo ha messo a terra quello che i vari referenti di progetto, i vari stakeholder di progetto hanno potuto sperimentare attraverso appunto quello che era che hanno appreso durante il percorso. Quali sono stati i due principali risultati collettivi? Perché poi quelli, diciamo, un po' più verticali, specifici di ogni amministrazione, evidentemente sono diversi, erano diversi proprio per lo scopo iniziale, e li diranno nella tavola rotonda subito dopo di me. Però dal punto di vista appunto dei risultati collettivi, quello che sicuramente possiamo dire è che abbiamo potuto mettere a disposizione modelli, kit, strumenti per agevolare e supportare le azioni concrete rispetto all'implementazione dei principi del governo aperto, e la possibilità, è stato detto anche prima di me, di evolvere con delle piattaforme tecnologiche dedicate al governo aperto, che possono in qualche modo essere una leva trasversale rispetto all'attuazione concreta di questi principi. Tutto ciò ovviamente può diventare una buona pratica. Quello che noi speriamo è che gli strumenti possano essere messi ad esempio in riuso presso altre PA per agevolare e partire da un gradino più alto rispetto a quello che hanno fatto le amministrazioni che hanno aderito. Ed è interessante perché appunto questa tipologia di intervento pone le basi rispetto alla costruzione, per esempio, di un ecosistema che è inteso come un'associazione di elementi in un complesso organico funzionale, mettendo in relazione appunto l'aspetto di innovazione, l'aspetto metodologico e poi i vari regolamenti, la burocrazia che permea ogni amministrazione e gli utenti finali del servizio pubblico. Diciamo, questo è un esperimento appunto che personalmente devo dire mi ha fatto riflettere, ci ha fatto crescere. Il valore collettivo dei percorsi pilota in termini di prodotti e risultati lo vedete qui, l'abbiamo elencato, ma lo potete trovare nel portale del governo aperto, open.gov.it, nella sezione schede esperienze dei percorsi, troverete la descrizione dei percorsi e troverete il materiale in allegato. Io non vorrei rubare altro tempo perché la tavola rotonda dopo di me è abbastanza numerosa, ci sono interventi interessanti, io ringrazio tutti, ringrazio chi ha portato avanti il progetto, chi ha portato avanti i progetti pilota e ringrazio chi è stato ad ascoltare. Bene, grazie ancora. Diamo allora a questo punto la parola a Gianfranco e soprattutto a tutti i protagonisti di questi percorsi per avviare questa,
questo ragionamento insieme. Prego. Buongiorno a tutti, ben arrivati, grazie a tutti anche da parte mia. Lo diceva bene Sara Angeletti nel suo intervento introduttivo, l'idea dei progetti pilota è appunto quella del fare. Quindi abbiamo pensato, abbiamo ritenuto utile facendo insieme a quattro mani, portando avanti i progetti pilota a quattro mani con tutte le amministrazioni che vedete coinvolte oggi, di provare a capire cos'è che innanzitutto si potesse fare all'interno di queste organizzazioni, ma soprattutto tutto quello che a valle di una sperimentazione potesse essere condiviso con l'esterno. L'idea della chiacchierata condivisa che facciamo oggi è quella di provare a fare un po' il punto rispetto a quello che è avvenuto nell'ultimo periodo e di provare a condividere con qualunque altra pubblica amministrazione possa essere interessata a sperimentare a sua volta progetti di apertura governativa, progetti di partecipazione, progetti che riguardano in qualche modo i temi trattati dal governo aperto, possa farlo sulla base di un'esperienza già acquisita, sperimentata e masticata e restituita nel corso del progetto OpenGov. Quindi abbiamo pensato che il modo migliore per restituire questo, quello che è avvenuto nell'ultimo periodo, fosse appunto dare la parola a chi si è messo le mani in pasta e ha portato avanti iniziative tutte estremamente interessanti, e soprattutto farvelo raccontare da loro. Abbiamo provato a ipotizzare questa chiacchierata come un talk, quindi porremo delle domande ai referenti delle amministrazioni che hanno partecipato alle amministrazioni pilote, ascolteremo il loro punto di vista e contestualmente proveremo a ragionare insieme in maniera anche visuale su una lavagna condivisa dove i punti trattati dalle risposte dei relatori di oggi verranno in qualche maniera catturati per essere sistematizzati e diventare a loro volta un ulteriore output di progetto che si aggiunge a quelli che Elisa ha appena elencato. La logica è questa. A questo punto io proverei a partire con il primo intervento, la prima domanda. Considerate, abbiamo ipotizzato tre domande differenti che verranno poste a tutti i relatori di oggi, quindi proprio per dare per restituire quanto sfaccettata, quanto variegata sia le tematiche, il modo in cui amministrazioni molto diverse l'una dall'altra hanno declinato i temi del governo aperto. E quindi chiedo innanzitutto a Mara Cossu di aprire la sua webcam, che credo sia già aperta, il suo microfono, per rispondere alla prima domanda, e cioè cosa le amministrazioni che hanno partecipato ai pilota sanno fare adesso meglio di prima a valle della sperimentazione portata avanti insieme sul governo aperto nei progetti pilota. A te, Mara. Grazie molte Gianfranco, buongiorno a tutti, grazie per questo momento di confronto e anche per il lavoro che abbiamo fatto insieme. Volevo sottolineare in particolare uno degli elementi che Elisa metteva in evidenza nel suo intervento, e cioè che particolare apprezzamento da parte nostra sta nel fatto che l'intervento stesso è stato disegnato a quattro mani, quindi per questo diciamo la calibratura specifica rispetto alla nostra situazione, ma a tutte le situazioni dei progetti pilota, è stata secondo me uno degli elementi dirimenti della qualità di questo lavoro. Dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, noi avevamo una situazione piuttosto peculiare, nel senso che il progetto pilota si è applicato all'ambito di lavoro che riguarda l'attuazione dell'Agenda 2030 in Italia attraverso la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, e lo spazio partecipativo che la strategia disegna, che è il Forum per lo Sviluppo Sostenibile, che avevamo già messo in campo e sul quale avevamo alcuni elementi di riflessione aperta. Quindi il progetto pilota per noi è stato un momento molto importante di riflessione, di spazio di confronto sui temi del governo aperto e sul potenziale che l'interazione e l'ibridazione fra il processo di governo aperto e i processi attivi a livello nazionale e su tutte le regioni e le città metropolitane in materia di sviluppo sostenibile, in qualche modo questa ibridazione e questa contaminazione potevano portare. Alcuni elementi, diciamo, che cosa abbiamo imparato? Intanto abbiamo imparato dal punto di vista della facilitazione dei processi di partecipazione, abbiamo sostanzialmente imparato che abbiamo bisogno di contaminare il virtuale e quindi gli strumenti digitali con la partecipazione in presenza.
È molto importante il lavoro che il progetto ci ha concesso di fare, ci ha permesso di fare rispetto al disegno di uno spazio di partecipazione digitale all'interno della piattaforma PartecipiA per il Forum per lo Sviluppo Sostenibile. È fondamentale dal nostro punto di vista il fatto che sia proprio per dare le gambe e potenziare la visibilità e l'importanza delle politiche di governo aperto. Il fatto che ci sia una piattaforma nazionale dedicata per noi è molto importante, anche di accreditamento degli spazi partecipativi che ci vedono coinvolti. Dal punto di vista della gestione e della facilitazione dello spazio di partecipazione, sia digitale che fisico, il progetto sappiamo fare meglio l'attività di mediazione e di facilitazione, perché attraverso il progetto pilota e la sperimentazione dello spazio digitale siamo riusciti a costruire e a provare a sperimentare in termini molto pratici il contenuto della parola coprogettazione, che è un po' uno dei principi ispiratori della strategia per lo sviluppo sostenibile nella sua collaborazione con la società civile e gli attori non statali. Abbiamo imparato a distinguere fra il coinvolgimento dei singoli cittadini, che ha delle sue esigenze e delle sue peculiarità, con il coinvolgimento continuo delle organizzazioni della società civile, delle imprese e degli attori non statali che stanno dentro il nostro forum, perché hanno bisogno di elementi e strumenti probabilmente complementari, ma diversi e specifici. Abbiamo imparato a sostanzialmente rendere complementare, diceva il dottor Angeletti in apertura, è un principio e un punto di riferimento complessivo quello del governo aperto. L'incontro fra il governo aperto e il processo per lo sviluppo sostenibile è un po' la messa allo specchio di due contenitori molto ampi che disegnano, come diceva il dottor Talamo, disegnano un cambiamento di approccio, di punto di vista e di metodo di lavoro delle istituzioni, e che insieme possono accrescere la fiducia verso le istituzioni da parte dei cittadini e delle organizzazioni della società civile. Il progetto pilota ci ha consentito di mettere in piedi uno spazio, una modalità di lavoro che definisse all'interno della nuova strategia per lo sviluppo sostenibile il vettore della partecipazione per lo sviluppo sostenibile come una delle condizioni abilitanti che vede nel governo aperto lo strumento sostanziale di attivazione, e quindi diciamo nel portale e nell'interazione fra gli spazi partecipativi l'elemento sostanziale. Ci ha insegnato anche che il punto aperto più grande su cui continuare ad interrogarci è la relazione fra la partecipazione a livello nazionale all'interno del Forum per lo Sviluppo Sostenibile Nazionale e i processi partecipativi attivati in coerenza con quello nazionale a livello territoriale. Le modalità di relazione fra i diversi livelli territoriali e l'allargamento della struttura della multilevel governance che sta nei processi di sviluppo sostenibile con l'attenzione al governo aperto è una delle frontiere che il progetto ci ha concesso di focalizzare meglio e sulle quali ci interroghiamo da oggi e in tutta l'attuazione della nuova strategia. Mara, grazie mille, sei stata perfettamente nei tempi. Prima di passare la parola a Valentina Rossetti del Ministero della Cultura della Digital Library, volevo fermarmi giusto due passaggi. Come vedete, ve lo accennavo prima, la lavagna condivisa in qualche maniera viene disegnata dalle parole dei relatori che intervengono, è un modo per ragionare insieme sul discorso, sistematizzare quello che i contenuti di queste chiacchierate e poi fare un'ulteriore riflessione conclusiva. Contestualmente non è un dibattito tra di noi, nel senso è un webinar, avete tutti la chat a disposizione, avete il contenitore domande, qualunque cosa vi dovesse venire in mente riguardo agli interventi dei nostri relatori o alle cose dette fino a un istante fa, non esitate a chiacchierare con noi, perché davvero lo spirito è un po' quello, una chiacchierata allargata e condivisa. Valentina, se ci sei, ti chiederei di aprire il tuo microfono e la tua webcam. Sì. E ti lascerei la parola ponendoti una domanda esattamente assonante a quella posta a Mara un attimo fa, cioè cosa ha appreso la Digital Library nel corso del progetto pilota? Buongiorno a tutti, grazie Gianfranco. Io sono appunto Valentina Rossetti e rappresento qui l'Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale, ovvero la Digital Library del Ministero della Cultura.
Abbiamo partecipato come amministrazione attraverso, mediante la sperimentazione del Piano Nazionale di Digitalizzazione del Patrimonio Culturale. Una premessa necessaria prima di avvicinarci e partecipare al progetto OpenGov con i colleghi di Formez. Nel maggio-giugno 2022 abbiamo già avviato un processo partecipativo sul Piano Nazionale di Digitalizzazione prima ancora che venisse pubblicato questo piano. Per cui con il progetto OpenGov abbiamo ripreso i lavori che erano stati avviati circa tre mesi prima per allargare il dialogo con chi, con quelli che sono i nostri soggetti principali, i nostri interlocutori principali, ovvero gli istituti e i luoghi della cultura pubblici d'Italia, e ovviamente anche poi tutti coloro che manifestano interesse, in primo luogo al mondo della ricerca e delle università, ma i singoli professionisti, le aziende creative, tutti coloro che appunto hanno un interesse. Però certamente il nostro focus principale sono stati appunto gli istituti e i luoghi della cultura pubblici, perché con loro avremmo dovuto iniziare un lavoro preciso in questi anni proprio all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Partendo dunque da, questa esigenza, abbiamo felicemente insomma, applicato e partecipato al progetto OpenGov. Purtroppo durante il progetto ci sono state delle problematiche perché l'istituto è rimasto senza direttore proprio a metà del percorso e quindi non è stato possibile procedere con la pubblicazione di un nuovo percorso partecipativo che si era pensato, però appunto all'interno del progetto abbiamo comunque progettato quello che vorremmo mettere in pratica come futuro progetto, futura azione partecipativa in relazione alla disseminazione del Piano Nazionale di Digitalizzazione sul territorio. Quindi insieme con il nostro target principale, appunto le istituzioni pubbliche, abbiamo rivisto quelli che erano gli assunti del piano. Il piano è uscito nella versione 1.0 e per noi adesso è fondamentale capire come gli assunti, le azioni descritte all'interno di questo documento siano implementate in chiave concreta da queste istituzioni sul territorio e quali sono le difficoltà che queste istituzioni incontrano, perché dall'altro è a volte molto difficile capire le difficoltà che ci sono nei diversi contesti geografici, in domini anche diversi che trattano appunto domini specifici come gli archivi, le biblioteche, i musei, e hanno, trattando patrimonio culturale diverso, delle esigenze diverse. Per cui proprio con l'obiettivo di aiutare e supportare queste istituzioni ad implementare delle azioni digitali verso una direzione comune, abbiamo progettato insieme agli amici di OpenGov, agli amici di Formez e del Dipartimento della Funzione Pubblica un processo partecipativo. Che cosa abbiamo imparato da questa azione e da questo processo? Innanzitutto come è possibile impostare un processo e quali sono i benefici attesi? Qual è il fine ultimo? Quello di migliorare la qualità delle azioni e dei contenuti proposti, perché appunto chi sarà poi a metterlo in pratica non sarà l'istituzione centrale, ma le istituzioni sul territorio. Quindi per noi è proprio importante che le istituzioni si rendano partecipi di questa azione. E cosa abbiamo imparato inoltre? Sicuramente modelli, strumenti e tecnologie che permettono sia alla pubblica amministrazione quale istituto centrale, ma sia quali possono essere i modelli, gli strumenti e le tecnologie per le amministrazioni più piccole che in qualche modo collaborano con noi, per diventare ed essere aperte, quindi come sviluppare dei dati in ottica del loro uso e riuso futuro, ma anche insomma di come porsi in modo proattivo rispetto alla comunità, tenendo a mente delle parole chiave fondamentali che sono appunto i principi di trasparenza, di integrità, per poter mettere a frutto e mettere a valore quanto viene fatto in chiave collaborativa e partecipativa. Grazie al progetto OpenGov abbiamo quindi in conclusione consolidato quanto inizialmente avevamo appreso circa sei mesi prima appunto nella progettazione di un processo partecipativo, con l'obiettivo di stimolare anche un linguaggio condiviso in ottica di patrimonio culturale digitale,
per arrivare, come dicevo prima, a prendere delle decisioni qualitativamente più alte, ma anche per generare valore pubblico e prendere dalla comunità degli input che per qualche motivo avevamo considerato ovvi e secondari e che invece per la comunità erano senz'altro primari. E per cui grazie mille. Grazie a te, Vale. Grazie ancora. Continuiamo il giro, facciamo un lievissimo cambio di scala, nel senso che chiederei a Micaela Del Rio della Regione Emilia-Romagna di aprire il suo microfono ponendole una domanda assolutamente simile: cosa la Regione Emilia-Romagna ha appreso, imparato, cosa si ritrova adesso che non aveva prima di iniziare questo progetto pilota nel corso degli ultimi 2 anni, anche perché la Regione Emilia-Romagna è di tutti i progetti pilota è l'unica amministrazione che in qualche maniera ha rilanciato, conclusa la prima fase, ne ha rilanciato sulla seconda, quindi abbiamo avuto modo di frequentarci a lungo, quantomeno. Michela, passo a te la parola. Grazie, Ci sei, ecco. buongiorno a tutti. Io diciamo, rappresento qui la regione Emilia-Romagna e voglio in primo luogo ringraziare la persona che ha avviato all'interno della regione Emilia-Romagna questo progetto, che è la dottoressa Sabrina Franceschini, e i consulenti diciamo, di Formes che ci hanno accompagnato con grande sapienza e aggiungerei pazienza, Angela Nasso e Andrea Gelao. È interessante, diciamo, osservare in primo luogo quella specificità di cui parlava il dottor Angeletti del nostro contesto, cioè il progetto pilota viene innestato e viene avviato da Regione Emilia-Romagna all'interno e nell'ambito della propria legge regionale sulla partecipazione, la legge 15 del 2018. La Regione ha una lunga esperienza e una lunga, diciamo, tradizione. Rispetto alla partecipazione, se pensiamo che la prima legge regionale è del 2010, quindi nel corso veramente degli anni ha avuta la possibilità di sperimentare e praticare questi temi e questi progetti davvero diciamo a lungo. E quindi il progetto pilota rappresenta veramente quella spinta all'innovazione che ha contraddistinto in un qualche modo l'avvio della nuova legge sulla partecipazione. E come dicevi tu, Gianfranco, ha avuto la caratteristica di svilupparsi attorno a tutte e tre le azioni, tutte e tre le linee che il progetto Open Gov prevedeva, applicando forse quella diciamo, complessità che richiamava la dottoressa Barba Giovanni rispetto alla sperimentazione di quelle 3 dimensioni, cioè sperimentare il progetto pilota attorno all'innovazione tecnologica, attorno alla dimensione della formazione trasversale sui temi dell'open gov e della partecipazione e anche declinarla in una logica proprio di sperimentazione attiva. Integrandosi poi con una fase di follow-up per noi molto importante, sulla quale diciamo tornerò alla fine, è legata proprio ai temi dell'accountability. Allora, che cosa abbiamo diciamo imparato? Ciascuna di queste 3 linee progettuali ha diciamo trasferito e consolidato veramente numerose nuove conoscenze e nuove competenze. In primo luogo, l'occasione di diciamo, avviare la sperimentazione della piattaforma DecidIM. Per noi è stato diciamo, un momento di passaggio molto importante. Avevamo già avviato degli strumenti per favorire la partecipazione digitale o diciamo, quell'attivazione di processi ibridi nei nostri territori. E con l'attivazione delle piazze io partecipo, diciamo, quindi indietro nel tempo a livello regionale. Con il progetto pilota, ecco, facciamo il passaggio alla piattaforma alla sperimentazione di Decidim e questo, diciamo, ci porta veramente a conoscere, a studiare e a sperimentare i diversi strumenti che questa piattaforma
ci dispone. Ma è interessante così subito notare che non lo facciamo da soli, esclusivamente come gruppo interno di Regione Emilia-Romagna, ma il progetto pilota, per come è stato impostato, ci consente di sperimentarlo concretamente all'interno della comunità di pratiche della Regione Emilia-Romagna, vedendo coinvolti dunque funzionari regionali, amministrazioni locali, piuttosto che esperti, piuttosto che organizzazioni del terzo settore, quindi producendo una diffusione di nuove conoscenze e nuove competenze su un'arena, diciamo, di soggetti davvero, davvero molto ampia. E questo è sicuramente un primo elemento di grandissima ricchezza. Si chiude questa, diciamo, questa linea di attività con la produzione di quei kit di cui si faceva sempre riferimento all'intervento della dottoressa Barba Giovanni, che fanno parte, no, di quel patrimonio collettivo a cui così con grande piacere, ma anche con umiltà, cerchiamo di corrispondere con questo contributo di kit sull'uso della piattaforma che abbiamo rilasciato giusto a fine giugno. Sul tema della, invece, la seconda linea di attività, abbiamo cercato di abbiamo avviato un percorso formativo integrato che ha visto coinvolto un gruppo intersettoriale già esistente all'interno dell'amministrazione regionale sul tema della strategia dell'Agenda 2030. Questa è stata l'occasione per noi di rafforzare le competenze di coprogettazione, un po' come veniva richiamato da alcuni interventi che mi hanno preceduto, che è una competenza fondamentale che necessita sempre di essere cioè proprio approfondita, della coprogettazione in una logica di integrazione delle politiche, in una logica di trasversalità e intersettorialità all'interno dell'ente pubblico. Questa è sempre una sfida faticosa che, diciamo, con il progetto pilota siamo riusciti a sviluppare anche in una logica di forte concretezza. E questo è un elemento di importante valore che è stato riconosciuto anche, diciamo, dai partecipanti stessi a questo processo, diciamo, formativo. Michela, perdonami, devo chiederti di vado in chiusura e, diciamo, queste prime due linee si sono chiuse, diciamo così, hanno messe capitalizzate nell'ultima linea, che ha portato a un risultato estremamente concreto attraverso un progetto pilota, che è il piano di formazione triennale, quindi un risultato preciso, specifico, sul quale la Regione ha portato un investimento di 100.000 euro. Quindi, diciamo, questa dimensione della concretezza che il progetto pilota ha sviluppato, sicuramente ci ha consentito di sviluppare, sono elementi per noi di grande significato. Grazie, scusami ancora. Brevissima chiosa prima di passare la palla alla Regione Puglia, Annalisa Fauzzi, a cui chiedo di iniziare a aprire webcam e microfono. Brevissima chiosa per chi ci sta ascoltando. Il Desidim, citato un attimo fa, è la piattaforma, è un software open source utilizzato da una larghissima quantità di pubbliche amministrazioni, e non solo, per agevolare, implementare, portare avanti, chiudere, rilanciare processi partecipativi. È un software open source a disposizione di tutti, sviluppato da Barcellona, utilizzato da moltissime pubbliche amministrazioni in Italia, ed è soprattutto la tecnologia in qualche maniera individuata in prima battuta dal precedente piano nazionale di azione per il governo aperto, e rilanciata anche nei progetti pilota. È stata un po' la tecnologia di riferimento per tutta una serie di ragioni che sarebbe lungo dirvi, raccontare adesso, però trovate ore e ore e ore di webinar su eventi PA in cui si racconta questa cosa, e certamente per qualunque ulteriore approfondimento potete visitare la piattaforma Partecipa o il sito di progetto open.gov.it. Annalisa, passo a te la palla. Non ti vedo ancora, non so se...
Ci sei? Eccoti. No, scusami, è una visualizzazione strana di Zoom che non ti mostra accanto a me prima che inizi a parlare. Ti passo la parola e chiedo anche a te che cosa la Regione Puglia ha appreso durante questa esperienza fatta insieme. L'esperienza è stata molto fruttuosa perché in un percorso che la Regione Puglia sta portando avanti, che naturalmente parte da un'esperienza giovane, ha visto l'utilizzo del progetto della sperimentazione, soprattutto per raccordare tutti i dipartimenti, le agenzie regionali e le partecipate intorno al tema Open Gov e quindi partecipazione. Noi abbiamo creato un anno e mezzo fa una rete dei referenti della partecipazione all'interno dell'amministrazione regionale affinché fossero loro il faro, il punto di riferimento del proprio dipartimento o della struttura di staff comunicazione istituzionale di cui faccio parte, quando dovevamo necessariamente avviare un processo partecipativo o co-organizzare o co-progettare un momento esterno all'amministrazione che però coinvolgesse stakeholder nell'attivazione, nella pensare a un tema in particolare. Questa cosa che piano piano stiamo inculcando riesce già a verificare, a far notare i primi risultati. Non per ultimo, quanto abbiamo fatto per partecipare a una fiera che abbiamo fatto a Rimini, che si chiama We Make Future, dove siamo riusciti, grazie alla rete, a pensare a tutti i settori della Regione Puglia che erano coinvolti trasversalmente su l'innovazione, sul digitale, sulla sperimentazione. Quindi abbiamo coprogettato grazie alla rete, perché proprio l'esperimento fatto con voi ha dato concretezza all'idea che la legge, la nostra legge regionale, dà a mettere insieme i referenti, a formare sulla cultura della partecipazione, non solo la parte interna della regione, ma ad interagire con gli esterni e quindi con i soggetti beneficiari delle nostre politiche, quindi o gli enti locali o la pubblica amministrazione, l'altra pubblica amministrazione, o il terzo settore, le parti sociali, i partecipanti a quelle che sono le associazioni datoriali. Completa un percorso avviato anche di formazione, quindi è la parte iniziale, come se fosse una sorta di ricerca, per completare poi un percorso formativo che vedrà protagonista l'Università di Bari, che a settembre avvierà un corso di perfezionamento sulla cultura della partecipazione che vedrà 61 persone dipendenti della regione più 20 componenti del partenariato economico, sociale e istituzionale delle politiche di coesione, tutti discenti e quindi assieme su questi temi di formazione. Probabilmente noi siamo un po' in ritardo rispetto alle evoluzioni che ho sentito già esprimere dai colleghi dell'Emilia-Romagna o del Ministeri, però per noi è un passo importantissimo che vede il raccordo di tutta la regione. Inoltre, se ci riusciamo, aggiunto alla formazione, no, cioè non se ci riusciamo, quello che è già stato oltretutto fatto, che si è concluso la settimana scorsa, è stato il percorso formativo che noi abbiamo organizzato con l'ANCI. Con l'ANCI, quindi, che ha visto appunto 100 dipendenti degli enti locali della Regione Puglia partecipare a un corso di perfezionamento. Quindi, che voglio dire?
sia sulla cultura della partecipazione, sia su quelli che sono i tecnicismi per l'avvio di un processo partecipativo da parte della regione, sia l'interazione con l'esterno, sia il miglioramento dell'utilizzo della piattaforma Puglia Partecipa, che come sapete siamo stati i primi ad utilizzare in Italia Decidim e quindi lo utilizziamo già dal 2019. Cominciamo a collaborare tra di noi, a collaborare con l'esterno, a utilizzare gli strumenti e credo che non si possa, io non posso che insomma, augurarmi di andare avanti, di rimanere sulle politiche attuative coerenti a quanto abbiamo fatto nel 2023 e nel 2022. Spero che la funzione pubblica ci aiuti ancora e che ci siano ancora strumenti per oltretutto fare approfondimenti su alcuni temi. Noi il percorso formativo su temi specifici, come pure, no, più che il percorso formativo, a divenire una governance che possa portare ad ottemperare, per esempio, per le nuove politiche di coesione, che per noi, vi ricordo, sono molto importanti perché noi gestiamo 6 miliardi di euro del FES, del FSE, a cominciare da quest'anno, la partecipazione è un elemento obbligatorio, essenziale. Spero che quello che abbiamo fatto con voi ci aiuti a trovare una governance utile ad implementare i fondi 21-27 delle politiche di coesione. Grazie. Grazie mille Annalisa. Io ne approfitto sempre per fare brevi interventi tra una parte, brevi passaggi tra un intervento e l'altro. A proposito di supporto da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica e di networking, lo racconterà molto meglio di come ve lo sto accennando io Sabina Bellotti nel suo intervento finale, però è già disponibile un lab della partecipazione pubblica, lo trovate su Partecipa, che si pone proprio questo obiettivo, cioè di ragionare in logica di networking tra tutte le pubbliche amministrazioni interessate, appassionate, già coinvolte sul tema della partecipazione pubblica in particolare, ma più in generale sul tema dell'open government, e quindi inizio a accennarvelo adesso, poi Sabina Bellotti ve lo racconta certamente molto meglio di come sto facendo io adesso, però già diciamo Funzione Pubblica e Formez hanno individuato diciamo questa esigenza e in qualche maniera hanno già pensato uno spazio, un luogo e un salto sulla piattaforma nazionale per la partecipazione pubblica, Partecipa, sempre gestita dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Leonardo Fontana, a te la parola, torniamo in regione siciliana sempre con piacere e ti passiamo la parola per porre la stessa domanda. Cosa la regione siciliana ha preso, sa fare meglio adesso di quando abbiamo iniziato a chiacchierare insieme qualche annetto fa, no, un paio d'anni fa. Un annetto fa, esatto. Buongiorno a tutti. A te, Leonardo. Allora, noi abbiamo, come Dipartimento della Programmazione, abbiamo partecipato al progetto pilota nell'ambito della strategia per il programma regionale del FES 21-27. Siamo partiti, diciamo, da un periodo post-pandemico che ha visto un pochettino anche l'allontanarsi dei contatti tra regione e il partenariato, quindi si è posto subito il problema di riallacciare i ponti con le parti sociali e gli stakeholders più in generale. Pertanto con l'aiuto di Formez abbiamo ripreso la rubrica proprio e abbiamo ricontattato tutte le persone e abbiamo messo su, grazie sempre a Formez, la piattaforma Sicilia Partecipa, che è una piattaforma basata sul progetto Partecipa derivato da Decidim. Abbiamo quindi impostato due processi partecipativi, uno interno riservato per quanto attiene al partenariato e uno invece aperto al pubblico per la consultazione nell'ambito della strategia, quindi per avere un feedback dal pubblico. Quindi, già, come cosa sappiamo fare meglio, già possiamo cominciare a dire che abbiamo avuto contatto con questo nuovo strumento che si è dimostrato valido, che è la piattaforma Partecipa, che ci ha permesso di
realizzare una strategia multicanale di comunicazione, cioè che prima tutte le comunicazioni all'interno del partenariato erano in real life, erano in presenza. Partecipa ci ha dato la possibilità di definire nuovi metodi, nuovi mezzi per poter comunicare col partenariato, ma soprattutto ci ha permesso anche di avere dei feedback da parte della cittadinanza attiva che ha partecipato e ci ha fatto conoscere i suoi punti di vista, giustamente, su quello che si andava a prospettare nell'ambito del programma. E partecipa è stato anche un modo anche per, oltre a utilizzare i mezzi, anche per sviluppare competenze nell'utilizzo dei mezzi e nella comunicazione, e soprattutto per quanto attiene per quella, diciamo, via internet, presso la rete, quindi mettendoci innanzi a sfide di comunicazione per vedere anche l'engagement del pubblico nei confronti dei vari eventi che nel tempo hanno scandito la definizione della strategia. Pertanto Partecipa ci ha aiutato anche ad aumentare la nostra capacità di ascolto e da parte del partenariato che ha potuto inserire le proprie proposte all'interno della piattaforma e soprattutto per quanto attiene alla partecipazione pubblica, ripeto a dire, perché ci ha permesso di ottenere dei feedback che altrimenti non avremmo avuto. E credo che sicuramente la piattaforma ci ha dato, oltre che vantaggi di comunicazione, ci ha permesso anche di sviluppare una maggiore fiducia e di mostrare meglio come avviene il processo, quindi aumentare la trasparenza del processo stesso nei riguardi della cittadinanza attiva. E credo che sia stato un progetto proficuo per la regione e abbiamo deciso come regione di far nostro Partecipa, e quindi siamo in corso di migrazione per trasformare questo progetto pilota, per quanto attiene la piattaforma Partecipa, in una vera e propria piattaforma regionale per mettere su e accompagnare i vari processi, ad esempio quelle territorializzate, nello sviluppo, nell'ottica della development. Grazie a tutti. Grazie mille Leonardo, grazie a te. Prima di passare la parola a Dino Calvisi della Regione Abruzzo, mi permetto soltanto di far notare come, ed è una cosa che torna almeno sulla base della nostra esperienza fatta nell'ultimo periodo sul tema della partecipazione rispetto guardando a livello regionale, come effettivamente il tema della gestione del partenariato, a cui accennava Leonardo un attimo fa, ma più in generale della coprogettazione, cogestione dei fondi strutturali, dei fondi SIA, del nuovo ciclo di programmazione, sia assolutamente centrale. È un'opportunità, a mio avviso, a disposizione davvero di tutte le regioni italiane che su questo aspetto hanno compiti quantomeno assonanti, abbastanza simili l'una all'altra, di poter utilizzare la metodologia e la tecnologia messa a disposizione dal progetto OpenGov proprio per portare avanti queste iniziative di questo tipo. Dino, ne approfitto proprio al volissimo, visto che ne abbiamo parlato un attimo fa, ti chiedo di iniziare a aprire la tua webcam e il tuo microfono, rispondo al volo alla domanda che è arrivata dal contenitore domande e risposte rispetto a Desidim, a quali ragioni ci siamo orientati su quella piattaforma e se è una piattaforma open source. Faccio una rapidissima sintesi per dire che quando l'abbiamo scelta abbiamo fatto ovviamente un'analisi comparata rispetto ad altre piattaforme. Ci siamo orientati su Desidim per una serie di ragioni, tra cui la sua grande aderenza al GDPR, il fatto che scali bene su varie piattaforme, insomma aveva tutte le caratteristiche tecniche e metodologiche utili, e per chiunque volesse sapere qualcosa in più, conoscere qualcosa in più, avere una prima base di che come funziona la piattaforma dal lato tecnologico e qual è la metodologia, peraltro sviluppata sempre dal Dipartimento della Funzione Pubblica, riforme istituzionali nell'ambito del progetto del
precedente piano nazionale d'azione per il governo aperto. Trovate tutte le informazioni in questa sezione che vi ho appena linkato in chat della piattaforma Partecipa, in cui che si rivolge a tutte le amministrazioni interessate a fare partecipazione pubblica e vi dà un po' di coordinate sia lato tecnologico che metodologico. Lì c'è ogni approfondimento. Grazie ancora Leonardo. Dino Calvisi, Regione Abruzzo, con cui abbiamo avuto il piacere di lavorare negli ultimi mesi, peraltro una delle poche amministrazioni che abbiamo incontrato proprio, insomma, con Fedele Congedo, collega che ha lavorato con noi, siamo stati in Abruzzo qualche mese fa, è stata forse l'unico, perché noi abbiamo iniziato in pandemia praticamente, quindi la prima parte, la prima tornata dei progetti pilota è stata tutto molto molto a distanza. Invece con Dino e i suoi colleghi della Regione Abruzzo abbiamo quantomeno avuto il piacere di prendere un caffè insieme. Dino, passo a te la parola, ci sei? Sì, buongiorno a tutti, sono Dino Calvisi dell'autorità di gestione della Regione Abruzzo. Noi abbiamo iniziato questo percorso per il processo partecipativo, lo abbiamo inserito nell'ambito della programmazione 21-27, come anche ho sentito da altre parti, da altre regioni, e siamo partiti da un documento che è quello di Abruzzo Prossimo, che a sua volta contiene all'interno diciamo un riferimento al codice abruzzese per il partenariato diffuso ed inclusivo. Quindi anche per quanto ci riguarda l'intenzione era, diciamo, di mandare questo processo nella direzione della consultazione del partenariato, oltre insomma anche a sviluppi ulteriori. Nel corso di questo progetto abbiamo effettuato degli incontri, 4 incontri, di cui uno in presenza con gli amici del Formez, e nel corso di questi incontri abbiamo imparato sicuramente a fare una progettazione della partecipazione attraverso la stesura di una scheda che individuasse sia gli obiettivi del processo da realizzare, gli attori da coinvolgere, le fasi e molte altre informazioni. Come effettuare una promozione di questo processo partecipativo, individuandone anche le criticità, perfezionare l'analisi degli attori da coinvolgere, piuttosto che l'uso di strumentazioni e tecnologie utili per la promozione del processo. A tal fine attualmente abbiamo utilizzato anche strumenti tipo mailing list per la promozione e la comunicazione verso il partenariato, ma anche verso altri soggetti. In terzo luogo abbiamo imparato come utilizzare la piattaforma Tesidim, che è una piattaforma open source, come ci ha ricordato Gianfranco, sviluppata inizialmente presso il comune di Barcellona, che è utilizzabile, e su questa piattaforma abbiamo imparato come impostare il processo partecipativo, creare dei questionari piuttosto che delle pagine informative che potessero essere utili al nostro scopo. Quindi anche infine la cosa fondamentale è quella di trarne poi dei risultati attraverso la stesura di un report che sintetizzassero il risultato della partecipazione del partenariato piuttosto che delle aziende, insomma dei vari processi, e da inserire all'interno di un processo, quindi la creazione anche di un processo che parte a livello politico e termina anche a livello politico amministrativo, iniziando il processo partecipativo e poi prendendo i risultati di questa consultazione e mettendoli poi a terra in pratica su delle decisioni da prendere per quanto riguarda i percorsi amministrativi. Abbiamo sicuramente approfondito la collaborazione tra diverse persone, tra diversi dipartimenti che si sono incontrati e confrontati nel corso degli incontri che abbiamo avuto, sicuramente in maniera più proficua rispetto a quello che era stato fatto in precedenza. Quindi abbiamo avuto anche modo di confrontarci con diverse metodologie, diversi approcci
alla soluzione di diverse problematiche. Quindi in questo modo di raggiungere una sintesi che potesse essere condivisa da tutti. Grazie mille, Dino. L'idea appunto è quella di provare a restituire il punto di vista di tutte le amministrazioni. A questo punto continuiamo ad andare avanti con questo giro. Passiamo la parola alla città metropolitana di Roma, Antonello Celimo. E la domanda resta sempre la stessa: cosa la città metropolitana di Roma ha avuto modo di apprendere nel corso del progetto pilota sviluppato insieme, iniziato 2 anni fa e concluso un annetto fa? A te, Antonello. Buongiorno, buongiorno a tutti. Intanto grazie per l'invito e soprattutto grazie per tutta la fase in cui ci avete supportato per la realizzazione del nostro progetto. Il nostro progetto pilota era quello relativo alla coprogettazione del piano del cibo e nasceva in quanto ufficio di piano nell'ambito della creazione del piano strategico metropolitano a valle di un elemento di conoscenza piuttosto importante perché abbiamo realizzato un atlante del cibo che sviluppava un po' tutte le azioni sviluppate a livello dell'area metropolitana di Roma. E quindi su questo noi abbiamo deciso di effettuare questa sperimentazione e il primo approccio sicuramente che noi venivamo da una relativa poca conoscenza dei temi sul governo aperto e quindi anche come andare a capire la complessità delle forme partecipative. Quindi il primo approccio che abbiamo subito capito che era necessario strutturarci e avere delle competenze specifiche sul tema perché a noi mancavano proprio. Quindi poi il percorso invece che abbiamo avviato con voi e le varie attività laboratoriali ci hanno avvicinato a questo mondo, ma soprattutto ha cominciato a far capire quali erano le capacità d'analisi di fabbisogno per attuare il processo e come mantenerlo costante lungo tutto il regime di vita del procedimento. Quindi consentendoci poi di andare a analizzare e definire quali erano i ruoli e quali erano le attività da svolgere per ogni fase che poi era prevista all'interno del processo partecipativo. Quindi bisognava tenere conto della fase di progettazione, tutti gli elementi di contesto, quali feedback poi l'ente voleva ottenere, per poi arrivare poi alla promozione e ottenere poi i risultati sperati. Quindi, cioè, sicuramente intanto abbiamo acquisito una maggiore consapevolezza rispetto alle competenze necessarie, dal design alla comunicazione, alla gestione del progetto, e soprattutto fatta attraverso la sperimentazione con Desidim che noi abbiamo installato presso il nostro ente. Quindi altri elementi importanti, sicuramente quelli dell'importanza di sviluppare, l'hanno già detto anche altri colleghi, quello di sviluppare il linguaggio comune che possa poi riuscire a coinvolgere in maniera importante tutti gli stakeholder coinvolti. La parte di lavorare in gruppo e quindi mettere assieme diverse competenze e diversi settori è altro elemento fondante. E poi la creazione di un team di supporto che possa dedicarsi ai temi del governo aperto e dei processi partecipativi, che possa essere di supporto a qualsiasi iniziativa che si voglia fare all'interno dell'ente. E poi soprattutto quello di riuscire a calare per i differenti processi partecipativi che si vogliono attuare, come andare a personalizzare e come renderli più efficaci possibili. Questo è un altro elemento che secondo me va rilevato. E come accennavo, l'elemento poi, quello più innovativo, il lato tecnologico, è quello della prima sperimentazione di Desidim. Quindi, da un lato, approcciare alla parte più tecnologica, quindi capirne i funzionamenti e avvicinarsi a questo mondo, ma soprattutto quali processi, quindi quali potenzialità all'interno dei processi di Decimit potevano essere utilizzate in funzione del processo partecipativo che volevamo sviluppare o che si possono sviluppare. Quindi questo è elemento importante, anche perché poi come trasferire queste metodologie di gestione del processo partecipativo altri elementi tanto importanti. E poi come andare a sviluppare quella valenza tecnica, tecnico-sociale sugli ambienti, sulle componenti e sulle funzioni che la piattaforma mette a disposizione. Quindi questi sono gli elementi sicuramente che noi abbiamo approcciato, ripeto, partendo da veramente una conoscenza minimale che invece abbiamo sicuramente acquisito.
Grazie mille Antonello. Chiudiamo questo giro con la città metropolitana di Cagliari. Isabella Ligia, Isabella, chiedo anche a te di aprire il tuo microfono e la tua webcam. Ti passo la parola per raccontarci come la città metropolitana di Cagliari ha avuto modo di apprendere. Ciao a tutti, non posso aprire il video. Ok. Mi dice che è impossibile avviare il video dato che è stato interrotto dall'organizzatore. Non lo so, però controlliamo subito. Ah, adesso posso. Eccoti. Mi avete autorizzata. Buongiorno a tutti, grazie mille per l'invito, grazie mille per il percorso. Abbiamo avuto già modo, insomma, di ringraziarvi in moltissime sedi e ancora una volta mi sento di accodarmi, insomma, a chi mi ha preceduta, assolutamente ringraziando per il percorso sperimentato. La città metropolitana di Cagliari era già impegnata nell'ambito del proprio piano strategico in una dimensione comunque di massima partecipazione e inclusione nella scrittura di quelle che sono le politiche e progetti di trasformazione per il futuro. È composta da 17 comuni, noi abbiamo portato avanti una sperimentazione molto felice nell'ambito del nostro piano strategico che è culminata con la richiesta di aderire alla vostra appunto sperimentazione con questo gruppo di OpenGov. Quello che ci avete insegnato, quello che siamo riusciti diciamo, a mettere a terra a fronte di questa sperimentazione, sicuramente di garantire un approccio proprio olistico alle materie dell'open gov, quindi del governo aperto, cioè aderire ai principi del governo aperto tutto tondo. Siamo riusciti sicuramente a favorire un maggiore coordinamento tra quello che era il volere politico, quindi la traduzione di quello che erano le missioni del piano strategico, con la necessità tecnica, perché abbiamo sperimentato il percorso pilota anche con diciamo tutti i soggetti, quali per esempio ordini professionali, ma anche già tecnici che erano già stati chiamati a fare dei percorsi progettuali, soprattutto nell'ambito dell'attuazione del PNRR, con noi. Siamo riusciti sicuramente a conciliare quindi da una certa parte il volere politico con la necessità tecnica e il bisogno di essere ascoltati da parte dei cittadini. Questo chiaramente uno strumento, l'adesione all'OpenGov ha aiutato e favorito il coordinamento tra queste componenti. Una cosa che mi piace molto sottolineare è che grazie al progetto pilota da prima, ma anche poi al fatto che dal progetto pilota noi abbiamo fondato il nostro laboratorio metropolitano di innovazione, che era una mission del piano strategico, ma che è diventata realtà anche grazie alla sperimentazione che abbiamo fatto con voi, è quella che appunto abbiamo creato non solo la piattaforma Decidim, che si chiama appunto partecipa appunto laboratorio metropolitano Cagliari.it, l'abbiamo acquisita, l'abbiamo rilasciata nel nostro sito istituzionale e funziona a pieno regime. La utilizziamo come ente, chiaramente città metropolitana, ma la facciamo utilizzare anche ai nostri comuni o a chiunque ne faccia richiesta per progetti di ampio calibro. Per esempio l'abbiamo utilizzata per la candidatura di Cagliari Capitale del Verde alla Comunità Europea, fra poco la utilizzeremo per il nostro piano del cibo, ma soprattutto l'abbiamo utilizzata per l'attuazione dei progetti del piano urbano integrato finanziato col PNRR. Complice il fatto che il nostro ufficio si occupa di pianificazione, di programmazione e segue anche il piano di sviluppo e coesione, quindi abbiamo e si occupa del piano nazionale di ripresa e resilienza, quindi queste tre componenti ci hanno permesso di aderire veramente praticamente ai principi del governo aperto nella filiera, diciamo, della progettazione, alla realizzazione, finanziamento e realizzazione delle opere. Abbiamo anche implementato la nostra capacità progettuale, perché comunque abbiamo cercato di strutturare un percorso pilota che già da subito vedesse l'engagement anche del terzo settore, quindi del mondo dell'impresa e del mondo, insomma, che muove anche l'economia, non solo il lato pubblico ma anche il lato privato. Tramite la piattaforma abbiamo sicuramente creato un senso di maggiore appropriazione nei progetti e nelle politiche di trasformazione pubblico per chi comunque può utilizzare le piattaforme e sentirsi quindi parte utile. Lavorare poi per schede e per contenuti omogenei tramite uno strumento tecnologico ci aiuta a sistematizzare un po' gli output e quindi ad avere una capacità di comunicazione sicuramente maggiore e un'efficiente trasmissione, diciamo, di informazioni o di metodo. Ultimo e non ultimo, cosa sappiamo fare meglio? Sicuramente abbiamo anche capito che lo scambio con le altre città metropolitane ha un alto potere dimostrativo, ne siamo molto lieti, non lo nascondo, abbiamo vinto con il Laboratorio Metropolitano di Innovazione il premio Forum PA di quest'anno come soluzione di governance
più sostenibile, più inclusiva e più innovativa. La cosa che peraltro è diciamo uno dei fiori all'occhiello, che non solo abbiamo imparato tutte queste cose, abbiamo cercato appunto di tradurre tutti questi input in azioni concrete, ma soprattutto adesso abbiamo stanziato dei fondi per fare di LabMed un luogo fisico che sta già iniziando a lavorare come agenzia urbana, e quindi sul modello di altre realtà che erano delle agenzie urbane di natura un po' più privata, come Urban Lab di Torino o altre realtà che comunque si prestano alla mano pubblica ma rimangono delle realtà diciamo private, abbiamo deciso di creare un'agenzia urbana lato pubblico, che appunto si chiama LabMed, che sfrutta le sperimentazioni che abbiamo fatto insieme e le mette a sistema per creare un'agenzia sia virtuale ma anche fisica. Stiamo già lavorando con i territori e con i comuni, stiamo divulgando le cose che abbiamo imparato ai comuni, quindi credo insomma di aver risposto alla domanda. Poi sono stata anche breve rispetto alla mia solita. È stata brevissima, grazie. Grazie mille. Sentite, noi abbiamo ipotizzato a valle di questo primo giro di tavolo con una domanda che davvero in qualche maniera ci permetteva anche di raccontare, cioè permetteva a noi e ai relatori che avete avuto modo di ascoltare di raccontare le loro esperienze, abbiamo pensato di rilanciare, riseguendo lo stesso giro, con una domanda che in qualche maniera si rivolge verso l'esterno, cioè nulla ci spaventa di più dell'autoreferenzialità, come mi auguro ci sia capito dal taglio che abbiamo voluto dare a questa giornata. Quindi l'idea è di provare a chiedere a tutte le amministrazioni che è coinvolta nei progetti VEOT, e ancora una volta torno da Maracossu del Ministro dell'Ambiente, per chiederle quale consigli si sentirebbe di dare lei a una pubblica amministrazione che sta per che è interessata in qualche modo a intraprendere un percorso di apertura governativa guidata dal tema della partecipazione pubblica, ma più in generale da qualunque altro tema collegato al governo aperto. Allora, parto sempre dall'esperienza che in qualche modo abbiamo portato avanti, specificando che, e mi scuso per non averlo fatto prima, stiamo parlando di un forum per lo sviluppo sostenibile che coinvolge più di 210 organizzazioni tra società civile, imprese ed enti di ricerca, e che una delle parti sostanziali del lavoro che è stato fatto, oltre alla formazione, all'accompagnamento, alla facilitazione, che sono stati elementi fondanti del progetto, è stata l'apertura e la sperimentazione di uno spazio assemblea dentro la piattaforma PartecipiA, e quindi la sperimentazione dello spazio assemblea di Desidim, per dare a questo forum, oltre alla possibilità di lavorare fisicamente, ma dare alla struttura, cioè ai gruppi di lavoro e al gruppo di coordinamento, uno spazio virtuale di interazione dove poter condividere, lavorare e rilanciare documenti. Questo lo dico per due, diciamo, e vengo subito alle criticità che portano poi ai consigli. La prima questione, dal mio punto di vista, è che questo tipo di lavoro e l'interazione che si è prodotta è partita dalla costruzione di uno spazio e della sperimentazione di quello spazio su un oggetto, cioè noi abbiamo coinvolto gli aderenti al forum in particolare rispetto alla costruzione del contributo del forum per lo sviluppo sostenibile alla posizione dell'Italia al foro politico di alto livello delle Nazioni Unite del 2022, che è la struttura onusiana per il monitoraggio dell'attuazione dell'Agenda 2030. Quindi diciamo il primo consiglio è coinvolgere rispetto a dei temi e a degli oggetti che diano concretezza, e quindi non soltanto in astratto, le persone nei processi partecipativi. Il secondo elemento che mi viene spontaneo tirar fuori è il poter poggiare, e quindi non partire ogni volta facendo finta che si sia nel vuoto e che non ci siano dei percorsi partecipativi inclusivi sia a livello nazionale che a livello territoriale, che coinvolgono stabilmente e con continuità i soggetti della società civile e gli attori non statali, ma costruire su quelli. Quindi nel nostro caso il forum è uno spazio aperto in cui poggiare e far passare tutta una serie di iniziative che possano essere riconducibili al governo aperto, che ha
il valore aggiunto di avere delle persone ormai pronte, che adottano un linguaggio, come si è detto fin qua, e che capiscono un linguaggio tendenzialmente condiviso e che quindi sono più pronte a lavorare sia in termini di consultazione che in termini di coprogettazione quando fosse possibile, e quindi non limitarsi al proprio alveo di competenza e di politica settoriale, ma piuttosto vedere la partecipazione e il coinvolgimento della società civile e delle organizzazioni come un coinvolgimento ampio che possa essere strutturato e di durata. Questo perché abbiamo un gran bisogno, dal mio punto di vista, di aumentare il clima di fiducia nei confronti delle istituzioni, e operazioni come questa davvero possono essere rilevanti. L'altro elemento per noi estremamente critico, che è quello, diciamo, della mancanza di una competenza strutturata all'interno dell'amministrazione sui temi della partecipazione. Questo significa che ognuno la fa in maniera più o meno estemporanea, quindi la nostra struttura, che è Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile, Direzione per l'Economia Circolare, che si occupa dei processi per lo sviluppo sostenibile, ha in qualche modo preso pienamente e a piene mani attinto dal lavoro fatto nel progetto pilota all'interno del proprio percorso, ma è molto difficile rendere questo percorso permeabile all'interno di un'amministrazione che non fa della partecipazione e degli strumenti per il governo aperto un punto di competenza specifico trasversale rispetto a tutte le altre direzioni generali. In questo il ruolo del Dipartimento, il ruolo del programma per l'open governance è estremamente importante a livello centrale, e anche l'avere la possibilità di fare riferimento ad una piattaforma come Partecipia, che possa essere, diciamo, di unione rispetto a diverse amministrazioni, piuttosto che singole amministrazioni che si dotino di singole piattaforme su singoli temi, costituisce un valore aggiunto molto importante dal punto di vista del riconoscibilità di questi processi da parte del cittadino. L'ultimo consiglio, o comunque sia elemento che mi viene da tirar fuori, come è emerso anche da alcune delle esperienze, in particolare delle città metropolitane, è che questi processi hanno bisogno di competenze e di facilitazione continua. Non sono estemporanei, non basta attivare uno spazio virtuale che poi si alimenta da sé, c'è un tema serio di risorse, competenze e gestione dei processi di partecipazione, virtuale o fisica che sia, all'interno delle amministrazioni, che in qualche modo devono essere affrontati, e affrontati in anticipo, perché, diciamo, questo garantisce anche una qualità della partecipazione molto alta rispetto invece a processi, diciamo, organizzati in assenza di strumenti adeguati. Grazie mille, Mara. Rilancio moltissimo, perché è una cosa a cui credo molto anch'io, che il tema della partecipazione possa davvero essere un ottimo strumento per rafforzare la posizione delle istituzioni su tutta una serie di temi, così come non è assolutamente gratis, nel senso che è impegnativa, è onerosa e va molto molto curata, e paradossalmente è una cosa che porta via in termini di impegno, sia di persone, di tempo, di soldi, perché di fatto poi è anche questo, è una politica pubblica assolutamente impegnativa da questo punto di vista, che dà grandi soddisfazioni in cambio. Vedo il tuo sorriso, approvo. Valentina Rossetti, Digital Library. Vale, ti chiedo la stessa domanda che abbiamo appena posto a Mara. Quali consigli ti sentiresti di dare, tu, sulla base dell'esperienza che abbiamo fatto insieme nell'ultimo periodo, a un'amministrazione che si affaccia a questi temi? Grazie mille. Mi aggancio proprio a quello che ha detto la collega Cossu, è quello che ha appena detto Gianfranco. Anche per la Digital Library il processo partecipativo rientra nella diretta esperienza che abbiamo fatto sia all'interno del progetto Open Gov, nella coprogettazione dello stesso, sia in precedenza proprio nella pubblicazione di un processo partecipativo, e quindi nella gestione di tutte le fasi relative. Il suggerimento, il consiglio che come istituzione possiamo dare è soprattutto inerente allo sforzo che un processo partecipativo appunto richiede, uno sforzo che è proporzionato però ai risultati. Quindi il suggerimento è non andare per scontato né in relazione alle difficoltà tecniche che si nascondono dietro un processo di questo tipo, tecniche e metodologiche proprio in termini di risorse coinvolte,
né però i risultati attesi, perché il beneficio che si può trarre da un processo ben progettato, un processo partecipativo ben progettato, l'abbiamo sperimentato sul campo, è davvero molto alto. Sicuramente è molto importante non solo la parte di risorse sia economiche appunto, ma risorse umane in primo luogo, ma nel momento in cui si attiva un processo di partecipazione, per la nostra esperienza è stata molto importante ascoltare le persone che hanno dedicato del tempo a rispondere alle nostre domande. E questa è un'operazione molto difficile perché non sempre si ricevono delle domande facili o che in qualche modo è facile accogliere. Però una difficoltà, una criticità, ma anche un lato positivo di questa interazione con l'utenza è proprio cercare di capire come interagire con loro e dar seguito alle loro richieste, ai loro dubbi e alle loro risposte, anche quando sono più scomode, sconvenienti e non si possono accogliere per motivi politici, burocratici e amministrativi. E lì dove invece si possono accogliere, come modificare gli output e i deliverable che sono stati progettati e messi in consultazione pubblica proprio per far sì che siano flessibili rispetto ai temi emersi. E quindi il focus in qualche modo è incentrato verso gli utenti. È importante affinché un processo di partecipazione pubblica sia efficace, innanzitutto ingaggiarli e quindi pensare a delle strategie di comunicazione che passino per diversi canali, non solo dalla piattaforma utilizzata, ma anche attraverso magari canali istituzionali, regionali, insomma, canali variegati. Questo è molto importante per ingaggiare un target diverso. Però una volta che il target è stato ingaggiato e partecipa alla consultazione e si vuole davvero ottenere un beneficio, bisogna prendersi la responsabilità di gestire anche le cose sconvenienti e di rilasciare i risultati della consultazione pubblica in ottica sempre di trasparenza, quindi come dati aperti. Questo è proprio importante per far sentire la comunità partecipe tutta, quindi quello che non è possibile accogliere nel breve termine, spiegare sempre e comunque perché non è stato possibile accogliere e magari trovare delle strategie future. E questo quindi riguarda più una parte appunto proprio in relazione alla relazione con gli utenti. C'è però anche una parte relativa alla strutturazione di un processo partecipativo, no? Come diceva proprio la collega poc'anzi, non è un gioco, necessita di un'organizzazione molto rigorosa e soprattutto prima di progettare un processo partecipativo è importante comprendere e conoscere i metodi e le tecniche per costruire un confronto proattivo, quindi non ci si improvvisa. Questo è molto importante, però si può anche studiare e quindi arrivare a conoscere questi metodi e tecniche per comprendere anche quale veste dare a un processo partecipativo, cioè quale struttura. Tendenzialmente, anche per la nostra esperienza, un processo partecipativo si divide in fasi, questo per facilitare un po' tutti gli step anche nella relazione con l'utente. E quindi capire quali sono le fasi principali del proprio processo partecipativo che muovono gli assunti di base è fondamentale. E capire come facilitare ogni fase, perché senz'altro c'è bisogno di specifiche metodologie di facilitazione e a questo delle risorse adeguate che si occupano appunto di ogni fase. E anche nella fase di dialogo è importante capire come entrare in dialogo attraverso delle metodologie quantitative, quindi dei test utente, o attraverso delle metodologie qualitative, e qual è il canale, la tecnica e l'approccio più adeguato per il fine che si vuole perseguire. Diciamo che proprio in questo senso non c'è una ricetta già pronta per come realizzare un processo partecipativo, ma che questo dipende moltissimo da una serie di fattori che riguardano l'amministrazione che decide di avviare questa attività, e in particolare lo scopo è fondamentale, quindi definire a priori lo scopo e che sia ben chiaro e perseguibile.
capire chi si vuole raggiungere, quindi quanto è ampia la partecipazione. Noi sapevamo nella nostra esperienza che rispetto a temi più importanti proprio su Partecipa, recentemente era stata avviata una consultazione in relazione alla scuola e all'educazione, che ha visto un coinvolgimento molto alto in termini appunto di partecipazione. Nel nostro caso noi abbiamo ricevuto una partecipazione di circa 100 utenti, che però per noi è comunque un numero relativo, nonostante in proporzione sia molto di meno, è un numero importante in questo senso, nonostante in proporzione sia molto meno rispetto all'esempio citato, perché è un target molto, molto specifico, quindi riceve l'attenzione di 100 istituti e luoghi della cultura MIC sul territorio nazionale è già un primo passo avanti e non è scontato. Valutare gli effetti attesi, cosa ci aspettiamo da questa consultazione pubblica e quali sono i temi davvero che vogliamo cercare di indagare. Ecco, questi sono tutti fattori che in qualche modo regolano la ricetta del processo partecipativo, quindi non è determinabile a priori, ma dipende un po' da amministrazione a amministrazione. Grazie. Prego, a voi. No, scusami Vale, non volevo interromperti. Non c'è problema, era una conclusione. Ok, no, secondo me è un tema interessantissimo, cioè tra i passaggi che hai fatto, cioè quello della come valutare in termini di quantità la partecipazione, cioè quante 100 utenti sono tanti, sono pochi, probabilmente la risposta dipende da qual è l'oggetto della pubblica amministrazione che espone a consultazione pubblica. È un tema insomma che ci appassiona molto e che è una cosa su cui abbiamo avuto modo di ragionare molto anche in passato. Regione Emilia Romagna, Michela Del Rio, ti chiedo di a sua volta di diciamo a balle della nostra esperienza di provare a prenderci 3 minuti per dare un po' di consigli a chi fosse interessato ad affacciarsi a questo tema. A te Michela. Allora vado per punti, così certo. Provo a essere molto veloce. Grazie. Tralasciando tutte le cose che sono già state dette da chi ha preceduto, che ha messo diciamo tantissima carne al fuoco sul tema della partecipazione, un punto. A fronte di una buona progettazione di un processo di partecipazione, come è stato ad esempio per noi l'intero progetto pilota, serve rafforzare, porre molta attenzione alla buona comunicazione di quel processo di partecipazione, inteso come comunicazione capace di veicolare la trasversalità degli obiettivi, la multisettorialità, cioè tutte quelle dimensioni complesse che i processi di partecipazione provano a trattare. Quindi molta attenzione a questo, con l'obiettivo che i partecipanti, li chiamo così, interni all'amministrazione e i partecipanti esterni all'amministrazione abbiano la possibilità di riconoscersi. Secondo punto, per me molto importante, è legato al riconoscimento degli approcci e delle pratiche di partecipazione che già esistono all'interno dell'ente, quindi con una comunità partecipante molto variegata. Detto in altri termini, attenzione, gli approcci e le pratiche di partecipazione sono tante diverse e si contraddistinguono e si differenziano anche in funzione delle politiche che trattano. Veramente sensibilità quando lavoriamo con i nostri colleghi a diciamo dare pari dignità e pari riconoscimento ai diversi approcci. Ultimo, ma non ultimo, il tempo. Attenzione al tempo che serve ai processi, soprattutto quando riguardano ampi settori dell'amministrazione. Il tempo che serve per consentire ai processi di essere pervasivi e di sedimentare quei contenuti, quei nuovi principi che stiamo introducendo per portare innovazione. A questo aggancio, per chiudere, il tema della infrastruttura organizzativa su cui poggiano i processi. È un tema, diciamo, che va forse più esplorato, ma che credo sia estremamente importante per dare a questi processi la forza e la continuità nel tempo.
Fantastico, grazie mille. Condivido per quello che può valere ogni singolo passaggio delle parole di Michela. Effettivamente, strutto organizzativa, tempo, soprattutto comunicazione, non è un caso che ci sia anche Sergio Talamo oggi, che è un tema che conosce bene molto, molto tempo. Certamente la partecipazione pubblica vive di comunicazione pubblica, nel senso che è molto difficile portare avanti processi partecipativi che abbiano una loro coerenza e riescano davvero a raggiungere, a sollecitare una risposta puntuale sulle questioni emerse senza una buona comunicazione che sia appunto strutturata, come diceva Michela, anche da un punto di vista organizzativo, ma soprattutto riesca a essere puntuale e vada a sollecitare esattamente quelle categorie di persone che ci interessa coinvolgere. Regione Puglia, Annalisa Fauzzi, ti pongo la stessa domanda: quali lezioni, quali consigli daresti a un'amministrazione che inizia a sperimentare con la partecipazione pubblica e col governo aperto? Annalisa, passo a te la parola, non so se ci sei, forse può essere che si sia allontanata, a questo punto forse possiamo passare, nel caso, insomma, appena Annalisa ci raggiunge le passo la palla e possiamo passare avanti. Chiedo a questo punto a Leonardo se ci sei, chiedo a te di intervenire, Leonardo Fontana della Regione Siciliana. Leonardo, ci senti? Forse no, non so se ci sono dei problemi di connessione. Continuo ad andare avanti. Dino Calvisi, Regione Abruzzo. Dino, ci sei? Ciao. Perfetto. Dino, passo a te la palla a questo punto e ti chiedo, sulla base dell'esperienza fatta insieme, quali consigli ti senti di dare a un'amministrazione che si affaccia a questo tema? Guarda, per quanto ci riguarda, i punti di attenzione sono questi, diciamo. Innanzitutto bisogna porre un'estrema attenzione agli obiettivi da conseguire e come inserirli all'interno del processo partecipativo. Quando un'amministrazione inizia un processo partecipativo ha degli obiettivi da raggiungere, quindi stabilire intanto con precisione quali sono questi obiettivi, per poi identificare quali sono gli attori da coinvolgere, anche questa è una fase critica, e le modalità con cui vanno coinvolti, proprio al fine di rendere produttivo il processo stesso. Se ci sono anche altre amministrazioni da coinvolgere, insomma, le modalità di comunicazione e di accordarsi con queste altre amministrazioni per portare avanti il processo. E se ci sono poi delle criticità, possono essere quelle relative alla resistenza al cambiamento come criticità, mancanza di competenze, quindi cercare di fare dei corsi per quanto riguarda le persone che sono coinvolte per renderle maggiormente consapevoli di questo processo, quindi investire tempo e risorse, ma soprattutto fare in modo che il proprio contributo, il contributo degli attori coinvolti sia riconoscibile alla fine del processo, cioè il processo coinvolgendo i vari attori esterni all'amministrazione produce un report finale che poi deve essere utilizzato dall'amministrazione e l'azione stessa dell'amministrazione conseguente deve recare anche la riconoscibilità del contributo che è stato dato dagli attori coinvolti al processo decisionale stesso. Questo, secondo me, diciamo, come punti fondamentali da tenere presente e consigli da dare a chi intraprende un percorso di partecipazione. Grazie mille, Dino. Proseguiamo nel giro. Antonello Celim della città metropolitana di Roma. Antonello, tu che cosa ne pensi? Non so, approfitto anche per ricordare che Antonello qui in rappresentanza con la regione
con la città metropolitana di Roma abbiamo avuto modo di lavorare con Antonello e con Annalisa Turlò, è una cosa che ne approfitto per ringraziare Annarita, ne approfitto anche per dirvi che come succede in tutte le amministrazioni che vedete, c'è una persona che racconta, ma in realtà abbiamo avuto modo di lavorare con tante altre persone che hanno dedicato tempo e risorse allo sviluppo dei progetti pilota. A te, Antonello. Sì, no, assolutamente, io qua faccio più da rappresentante, che poi che il lavoro è stato tanto, e sicuramente tra Anna Rita e altri colleghi c'è stata tanta la partecipazione per poi riuscire ad arrivare a un risultato importante. Tra questi poi abbiamo coinvolto anche alcune università, tra cui la Sapienza e il Cursa, con cui stavamo già lavorando su alcuni progetti simili, e poi abbiamo cercato ovviamente di coinvolgere gli uffici che all'interno dell'amministrazione poi potevano usufruire di forme di processi partecipativi che potevano interessare a loro. Quindi è stato anche questo è un elemento importante che vorrei sottolineare, perché poi riuscire a coinvolgere i vari uffici, i vari servizi di ogni ente può essere elemento fondante per poi riuscirlo a far partire e far lavorare. Per quanto riguarda la nostra esperienza, sicuramente focalizzerei al primo punto quello di un pieno coinvolgimento dei vertici politici, perché è fondamentale affinché si impegnino poi a includere i risultati del processo partecipativo all'interno della decisione. Su questo deve essere chiaro all'amministrazione, vertici politici ma anche vertici amministrativi, il perché facciamo quella consultazione, cosa ci si aspetta e quindi poi alla fine come i risultati del processo partecipativo vanno a modificare le decisioni intraprese. Su questo quindi chiaro gli obiettivi della consultazione, l'oggetto, i destinatari, i ruoli, cioè tutto quello che poi deve essere chiaro ai vertici politici affinché avallino questa operazione e poi introiettino i risultati finali che vengono presi dalla consultazione che andiamo a effettuare. Poi l'altro elemento fondante è quello già stato accennato in maniera anche piuttosto puntuale della costruzione di un'organizzazione interna che supporti i processi partecipativi, senza i quali sicuramente diventa complicato. Quindi la trasversalità che potrebbe dare a diversi dipartimenti, diverse funzioni, un team di supporto che quindi dia anche una forma di standardizzazione nel rispetto sempre della flessibilità che poi gli strumenti di partecipazione consentono, ma di anche degli standard di base, dei mattoncini di base che permettono poi di costruire le forme partecipative. Su questo Tesidin è sicuramente adatto ed utile, si può conformare forse rispetto più a quello che fa Tesidin per evitare personalizzazioni che poi potrebbero addirittura essere controproducenti, ma anzi proprio sfruttare quel percorso, quella forma che già ha Tesidin per avere proprio quello che dicevo poco prima, cioè uno standard di riferimento che poi è modulabile in funzione dei vari elementi che mette a supporto Tesidin per produrre poi delle consultazioni adatte in funzione dell'obiettivo che insomma l'amministrazione si pone. E su questo, come diceva anche il collega della Regione Abruzzo, sicuramente è importante andare a individuare bene quali sono gli stakeholder di riferimento e quindi avviare poi la relativa campagna di avvicinamento, di consultazione degli stakeholder in maniera mirata e forte, in maniera da poi da portarli al tavolo della consultazione. Però questi sono gli elementi, adesso ho preso altri qualche appunto, però diciamo che credo che possa essere sufficiente questo, sicuramente visto che poi alcuni elementi sono stati già percorsi da altri colleghi. Grazie mille Antonello, guarda, mi veniva in mente, diciamo, ho approfittato vedendoti perché abbiamo sempre ragionato con Anna Rita, l'idea è che volevo pure ribadire il fatto che soprattutto per i nostri partecipanti, e voi vedete una persona per ogni amministrazione, evidentemente per una questione di tempo, ma in realtà spesso abbiamo avuto il modo di lavorare in un team molto allargati e per questo diciamo mi sento davvero a nome di tutto il progetto di ringraziare le organizzazioni pubbliche che hanno dedicato il loro tempo a questa attività. Vedo che Annalisa Fauzzi mi sa sia rientrata in aula. Annalisa, puoi aprire il tuo microfono? Scusatemi, perfetto, però, figurati. Noi abbiamo
delle cose urgenti da affrontare è chiusura prima delle ferie, quindi Annalisa, mi ha chiamato. Allora, quali consigli pensi che potrebbe essere utile dare? Un consiglio che voglio, innanzitutto vorrei distinguere rispetto alla grandezza di un soggetto pubblico, la cosa che è importante è avere delineare una strategia e una modalità operativa per sviluppare la cultura della partecipazione. Che cosa voglio dire? Ricordatevi che dobbiamo saper ascoltare, come io parlo come ente regione, per esempio, e dobbiamo poter mettere in mano a chi ci propone un processo partecipativo gli strumenti. Poi, quindi, in un ente regione, un processo partecipativo può avere tematiche come dire, veramente molto differenti. Quello che l'ufficio che è delegato a ascoltare il resto dell'amministrazione o il territorio o i pubblici o gli stakeholder deve saper mettere in pratica un processo partecipativo. Quindi, che cosa consiglio? Di definire la governance, definire gli individui che sono dislocati in un'amministrazione grande a captare il bisogno e ad avere gli strumenti per mettere in atto un processo. Questo per me è importantissimo. Poi ci sono strumenti tecnologici, quindi digitali, che ci aiutano a mettere in campo processi partecipativi, quindi invito a dotarsi o ad appoggiarsi su piattaforme esistenti. Questo è quello che mi sento di consigliare ad un'altra PA. Quindi la strategia e la governance di attuazione per attuare processi partecipativi. Noi abbiamo quasi tutte le regioni questa prova del 9 che la politica di coesione 21-27, quindi credo che anche sul lab nazionale proveremo a scambiarci suggerimenti, strategie, modelli di governo e niente, questo che mi sento di consigliare. Grazie mille, Annalisa. Grazie mille Annalisa, grazie anche per aver rilanciato sul Lab Nazionale della Partecipazione. Penso che Leonardo Fontana, forse ho avuto qualche problema con connessione prima. Leonardo, dimmi se sei qui con noi adesso, hai modo di aprire la tua webcam e il tuo microfono? Non so, altrimenti che ti vedo online, ma forse non so, no, mi sa che sia caduta di nuovo la connessione. Isabella, Ligia, Isabella, ti porrei la stessa domanda, però allo stesso tempo, perché mi sa che so che anche tu hai tempo molto contingentato, proverei a fare questa specie di esperimento e chiederti di accorpare la terza e ultima domanda di questo giro di tavolo, nel senso ti chiederei innanzitutto di quali consigli pensi di dare a un'amministrazione che si sta cimentando con questo tema, però allo stesso tempo ti chiederei di concludere con dicendoci a chi suggeriresti in particolare di affrontare il tema del governo aperto. Eccoti. Eccomi qua, mi sentite? Sì? Sì, sì, okay. Sì, a te. Aspetta che mi metto il timer perché voglio essere... Allora, sicuramente, vabbè, molti insomma prima di me hanno dato grandi consigli e secondo me assolutamente mi sento di sposarli quasi tutti. Quello che voglio dare come consiglio sicuramente è di capire che la partecipazione non è un obbligo ma è un'opportunità, nel senso che molto spesso a livello di procedimenti, anche per esempio di natura ambientale, ma in generale anche su tutto quello che è, diciamo, l'engagement di tutti gli stakeholder nell'ambito di pianificazioni strategiche, molto spesso la partecipazione purtroppo è mal interpretata come sola formazione,
quindi come se lo scambio di informazioni o come diciamo obbligo dovuto. In realtà il grande diciamo sforzo che abbiamo fatto noi è che insomma mi sento di suggerire vada la pena venga perseguito è quello di capire che invece con la partecipazione si può avere una grande opportunità, che è quello comunque, come dicevo prima, di innalzare la qualità dei nostri progetti, di minimizzare magari anche delle polemiche che poi insorgono, magari anche dei percorsi amministrativi, vedasi per esempio nell'ambito delle valutazioni ambientali strategiche. Io che mi occupo anche della valutazione ambientale strategica sto seriamente pensando di utilizzare la piattaforma a gruppi chiusi per creare un tavolo di scambio anche un po' più snello, meno istituzionale, nell'ambito per esempio delle consultazioni con gli enti competenti in materia ambientale. Ovvio che bisognerà anche capire, lavorare tutti insieme per comprendere quale possa essere poi l'istituzionalizzazione di questo modo di lavorare nell'ambito di un processo, di un procedimento che è canonico, però secondo me vale la pena comunque fare questo sforzo. Quindi il mio suggerimento è sicuramente di cercare insomma di non limitare la creatività rispetto agli usi che si possono poi andare a fare. L'altro suggerimento che mi sento di dare è quello di dare autorevolezza a questo modo. Quindi per esempio anche l'uso della piattaforma deve diventare un tassello che gli enti non devono percepire solo come un'opportunità una volta appunto superato il primo scoglio, ma anche come un passaggio un po' obbligato. Nell'ambito per esempio del piano urbano integrato, che è una misura che noi abbiamo gestito per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, abbiamo, diciamo, nell'ambito della presentazione del progetto, garantito al MEF, al Ministero dell'Interno, che avremmo utilizzato delle piattaforme di partecipazione pubblica per garantire il massimo livello di coprogettazione degli interventi. Sono 33 opere pubbliche su 18 soggetti, quindi alcune titolarità, altre in regia. Abbiamo deciso, proprio adesso, stiamo facendo una campagna con tutti i comuni affinché questi progetti vengano messi in consultazione. Quindi il consiglio di dare autorevolezza. Questa autorevolezza la si può dare anche cercando dei fondi o comunque delle coperture con strumenti comunque di un certo tipo. Noi abbiamo finanziato l'acquisto per esempio della piattaforma nell'ambito dei fondi FSC, quindi del piano di sviluppo e coesione della programmazione 2014-2020, e adesso siamo diventati progetto bandiera, progetto pilota della programmazione dei fondi FESR della Regione Autonoma della Sardegna nella programmazione 2021-2027. Questo chiaramente aumenta un po' il senso di appropriazione a un progetto di questo genere, quindi a l'adesione al governo aperto anche da parte degli enti finanziatori, che comunque si sentono comunque ingaggiati a dover rispettare un determinato tipo di qualità e di requisiti. Dovendo fondere con la risposta successiva, quindi prima voglio sottolineare una criticità. La criticità sta proprio nell'engagement. La cosa che io ho trovato più complicata di tutti è avere un certo alto grado di risposta da parte dei cittadini. Numero uno, perché bisogna fare parallelamente un grandissimo sforzo di comunicazione. Ecco perché noi abbiamo per esempio aperto una landing page, abbiamo avviato l'agenzia, come dicevo, l'Abmet, abbiamo aperto una landing page che si chiama Laboratorio Metropolitano Cagliari.it, in cui facciamo comunque divulghiamo i contenuti e le attività che svolgiamo. Cerchiamo di presenziare a molti congressi per far capire che comunque questo metodo può essere utilizzato in qualunque tema e in qualunque forma, ma soprattutto ci siamo anche un po' così svecchiati aprendo una pagina per esempio Instagram. Cioè abbiamo fatto una serie di piccole attività che comunque magari per alcune altre realtà sono banali, per noi non lo erano ancora. Questo favorisce un attimino maggiore, come dire, comunicazione rispetto al fatto che esista un progetto di questo genere. L'engagement, come dicevo, è molto complicato. Non tutti gli stakeholder riescono a utilizzare una piattaforma, non c'è lo stesso livello culturale o comunque lo stesso livello di alfabetizzazione digitale, per cui molti hanno difficoltà ad entrare in piattaforma nell'ambito delle consultazioni e dare il proprio contributo. In questo senso ci vuole grande sforzo da parte dell'ufficio, che comunque è chiamato a fare uno sforzo ulteriore per attività che non sono ordinarie.
L'altra cosa appunto è cercare di stimolare la massima partecipazione. Non è facile, gli stakeholder sono vari, come dicevo, le tematiche non sono tutte uguali. Noi per esempio se lanciamo una consultazione in ambito di mobilità sicuramente abbiamo la massima partecipazione. Altre tematiche, come per esempio la Good Life che abbiamo fatto per favorire uno scambio anche rispetto a persone che facevano progetti in ambito pubblico e privato sulla qualità del vivere, non sta andando particolarmente bene perché le persone non riescono a vederla troppo concreta e forse non riescono ad essere indirizzate nel rispondere in una cosa così astratta. Quindi l'altro consiglio che do è, per quanto io non sia una che sposi la specificità del progetto singolo, cosa che invece è tanto cara per esempio alla comunità europea, devo dire che forse essere più specifici in questo caso aiuta. Quindi magari invece che fare consultazioni o aprire grandi progetti è più facile avere una risposta su cose basic e molto puntuali. Altro ultimo consiglio, quello della differenziazione, nel senso che noi abbiamo lanciato delle consultazioni per esempio un po' più largheggianti o comunque che davano la possibilità di dare feedback autonomi, abbiamo anche invece guidato le consultazioni con dei questionari, cosa che in alcuni casi ho reputato molto utile per la duplice veste del raccogliere degli input, però allo stesso tempo trasferire un percorso diciamo comune di ragionamento. Ultimissimo, quello di cosa suggerirei, diciamo, a chi suggerirei di apprendere metodi e strumenti di governo aperto, sicuramente secondo me molto lavoro andrebbe fatto nei confronti dei comuni, un po' lo stiamo facendo noi, però nei confronti del mondo dell'impresa, nei confronti del terzo settore e degli ordini professionali, che comunque sono un volano molto importante per le ricadute verso i cittadini, perché magari il cittadino da solo non può fare questo sforzo se non di partecipazione, però sicuramente, per esempio, io mi immagino un ordine professionale può fare tanto per riuscire ad utilizzare questi strumenti per comunque come dire, acclamare alcuni principi o alcuni progetti che per loro sono importanti, e può fare l'intermediario tra quello che è chiaramente il singolo cittadino o il singolo professionista e la pubblica amministrazione. Quindi secondo me bisogna fare anche un po' una discesa di scala. Molto importante sarebbe che l'utilità di strumenti del genere, dell'adesione ai principi del governo aperto, passasse anche nelle menti di chi rappresenta le società private o comunque chi ha la possibilità di creare trasformazione o addirittura ne è attuatore vincendo bandi di gara, ma che magari non ci aderisce perché è quella parte che chiaramente nell'ottica del privato fa perdere tempo, tra virgolette, non fa introitare un vantaggio. Quindi bisogna anche cercare di capire in quale chiave trasferire a loro, che hanno chiaramente delle dinamiche diverse rispetto a quello che è il punto di vista della pubblica amministrazione. Grazie mille Isabella. No, dimmi, non volevo interromperti. No, ok. Guarda, grazie di tutto, grazie dei consigli, grazie soprattutto di aver accennato un tema che in realtà non di cui non abbiamo parlato, cioè del dove trovare fondi per fare partecipazione pubblica, col pragmatismo che diciamo, contraddistingue voi ingegneri, sei riuscita a centrare un punto che è assolutamente cardine da questo punto di vista, quindi grazie per averlo rilanciato, grazie di tutto. Leonardo, io provo a chiamarti in causa, non so, vedo, mi sa che Leonardo ha qualche problema con la connessione. Ci sei? Guarda, connessione è un delirio. Guarda, ti chiederei davvero una battuta finale, un consiglio a un'amministrazione che vuole fare partecipazione pubblica, è un po' come Isabella ha fatto un attimo fa, a chi pensi possa essere utile la partecipazione pubblica? Io ovviamente parlo nel piccolo della mia esperienza e del progetto pilota che abbiamo concluso insieme. Pertanto, sicuramente il progetto ci ha posto dinanzi alla necessità di sviluppare competenze, quindi ci deve essere sicuramente una volontà dell'amministrazione di voler spendere nell'open government. Sviluppando la sensibilità del tema e adottando l'open government nei vari suoi aspetti, nei vari processi che vengono portati avanti dalla pubblica amministrazione. E nello sviluppare la competenza è necessario che vengano sviluppate non semplicemente da chi direttamente se ne occupa, ma un po' da tutti gli uffici, perché ad esempio vengono coinvolti nelle varie campagne di comunicazioni e nei vari processi partecipativi. E in particolare ovviamente nella interazione col pubblico
la comunicazione gioca un ruolo di primo piano. Ed è importante quindi saper anche utilizzare tutti i vari mezzi di comunicazione che oggi ci vengono offerti, non semplicemente quindi la piattaforma partecipa e neanche semplicemente fare l'incontro in real life, diciamo in presenza, ma anche nel sapere utilizzare i social media, che possono dare anche una marcia in più nell'aumentare l'engagement da parte delle persone e nel renderle a conoscenza anche del processo per permettere di partecipare. Un altro consiglio che invece vorrei dare, così, a fronte di un fallimento, abbiamo provato a, purtroppo è ancora in corso, quindi non è tanto un fallimento, diciamo ancora un work in progress, vediamo un pochino di recuperarlo. Abbiamo provato a utilizzare Partecipa, quindi avviare dei processi partecipativi nell'ambito delle territorializzate, quindi un progetto, stiamo parlando un pochino diverso da quello che ho accennato nella domanda precedente. E quindi vede da un lato la regione, dall'altro vede un insieme di organismi che devono essere accompagnate in un certo percorso. La faccio molto bene. Abbiamo provato a creare i vari processi partecipativi, ma è stata un'esplosione letteralmente di processi partecipativi che ne ha reso veramente difficile la gestione. Tanto ci ha impedito di portarla a termine e renderla accessibile alle persone. Ecco, quindi bisogna stare attenti anche quando si va a creare il processo partecipativo, bisogna bene individuare chi sono i destinatari e bisogna evitare di starci prendendo un pochino la mano, nel senso che bisogna individuare dei limiti fissati e degli strumenti che si vogliono utilizzare e del numero di processi che si vogliono attuare per evitare che la cosa, insomma, fuga di mano, ecco, diciamo che è un pericolo che ho, a cui voglio un pochino delle amministrazioni. Grazie. No, mi sembra un alert importante. Ugualmente, no, l'altra cosa che ci tiene, un altro tema che ha accennato Leonardo e che di cui abbiamo discusso oggi, della rilevanza dell'associare momenti online e momenti in presenza, nel senso non sempre si può fare, però ad esempio la Regione Siciliana ha accompagnato il processo partecipativo attraverso una serie di incontri territoriali sul territorio, sì. Insomma, dove Leonardo in prima persona e i suoi colleghi sono andati lì a far chiacchiera con le persone, con il partenariato interessato a una presenza fisica, e chiaramente era un periodo post pandemia, quindi si iniziava a poter ritornare ad utilizzare anche questi sistemi di engagement, di coinvolgimento, quindi è stato assolutamente prezioso. Leonardo, grazie mille. Grazie. Io a questo punto, ultimissimo giro di tavolo, davvero chiederei una battuta a tutti i relatori coinvolti oggi che non hanno ancora avuto modo di dircelo, a chi consigliereste, a chi suggerireste di apprendere i metodi e gli strumenti della partecipazione pubblica. Ripartirei sempre da Mara. Mara, una battuta al volo. Sì, io credo che affinché la partecipazione, i processi partecipativi siano efficaci, abbiamo bisogno anche che chi partecipa sia in grado di farlo e che conosca le potenzialità della partecipazione, perché la possa richiedere e ne possa, diciamo, in qualche modo presidiare il livello di qualità, spingendo le amministrazioni a metterle in atto. Quindi sui cittadini è molto difficile, però sono molto d'accordo con quello che diceva la Città Metropolitana di Cagliari, istituzioni, organizzazioni della società civile, confederazioni di imprese, cioè tutte quelle organizzazioni e quei raggruppamenti che in qualche modo raccolgono gli attori non statali e le interazioni principali con cui l'istituzione ha a che fare, secondo me è molto importante raggiungerli per fare in modo che in qualche modo si attivi uno scambio virtuoso, oltre che continuare a lavorare all'interno delle amministrazioni, perché assolutamente c'è un gran bisogno di contaminazione ancora. Grazie mille, Mara. Proseguiamo il giro. Vale, tu che ne pensi? A chi ti sentiresti di consigliare di apprendere in una battuta davvero metodi e strumenti dell'amministrazione aperta, un po' come è avvenuto con il nostro progetto pilota?
Sono assolutamente d'accordo con la dottoressa Cossu di nuovo, per cui è necessario contaminare anche secondo la nostra esperienza in primo luogo le amministrazioni MIC, gli istituti di lavoro della cultura a livello regionale e territoriale, che possano mettere in atto le stesse pratiche che abbiamo noi messo in atto a livello centrale, ma anche tutta quella compagine che in qualche modo non è direttamente coinvolta dal processo pubblico, ma ha un legame con istituzioni di questo tipo, e quindi le industrie culturali e creative e anche i soggetti privati che custodiscono il patrimonio culturale. Grazie mille, Vale. Allora, accorpando le vostre risposte, passiamo la palla alle regioni che sono state chiamate in causa in entrambi i casi, diciamo, il livello successivo. Michaela, stessa domanda. Vado sì. Rapidissima. Grazie. Noi, regione. Il progetto di follow-up sull'accountability è stato un inizio. E io mi auguro davvero che si possa continuare con un obiettivo specifico su questo tema, che è proprio legato alla creazione di valore pubblico, cioè è fortemente legato a tutto il discorso che ci faceva in apertura il dottor Talamo sul PIAO, che è in fondo una nuova sfida anche per noi, e veramente questo, diciamo, spero si possa continuare, perché abbiamo molto da imparare ed è una grande sfida. Due altri soggetti, oltre a tutti quelli che sono già stati detti da chi mi ha preceduto, uno molto sfidante, sarebbe davvero interessante lavorare con le autorità di gestione dei fondi comunitari. Lì, diciamo, sta il futuro dei nostri territori e delle nostre comunità, quindi sarebbe veramente innovativo, nuovo e bello provarci. In ultimo, il livello degli enti locali. Lì il governo aperto ci consente forse di recuperare, ricostruire tutte quelle dimensioni fiduciarie di cui abbiamo parlato all'inizio. E quindi quello è un altro ambito che, diciamo, invitiamo, ci piacerebbe poter lavorare con loro su questi temi. Grazie mille. Grazie, io pure sono molto convinto che il livello comunale, insomma il livello basso, sia quello ideale a cui far avvenire processi di questo tipo, proprio una questione di prossimità tra i temi trattati e le responsabilità delle istituzioni su quei territori. Grazie mille, passiamo avanti. Dino, ti chiederei anche a te una battuta, chi pensi possa essere più interessato dal tema della... A chi ti sentiresti suggerire il tema di approfondire il tema della partecipazione pubblica? Eccoti qui. Io mi sentirei di consigliarlo a tutte le amministrazioni, in particolare quelle che hanno un rapporto più diretto con il territorio, quindi comuni, regioni, proprio perché è uno strumento di democrazia diretta che permette di conoscere anche in tempo abbastanza quasi reale gli umori e le esigenze che provengono dal territorio. Serve per ridurre, diciamo, la distanza tra gli amministratori e coloro che vengono amministrati, a coinvolgere il territorio, le attività produttive del territorio e le associazioni di categoria e quant'altro, comprenderne meglio le esigenze e le specificità e le criticità e le problematiche. E aumenta sicuramente la trasparenza della pubblica amministrazione nei confronti della cittadinanza, e prevenendo in questo modo anche, tra le altre cose, i fenomeni corruttivi, e consente infine di prendere delle decisioni per quanto riguarda le decisioni pubbliche, quindi le attività amministrative, più rispondenti alle esigenze dei cittadini, insomma. Grazie mille. Antonello, una battuta anche per te al volo. Chi pensi possa essere interessato ad apprendere questi temi? Sicuramente è stato detto, a mio avviso, apprendere metodologie e strumenti del governo aperto è una strada necessaria per tutti i livelli dell'amministrazione in funzione delle loro competenze. Io punterei, riprendo un po' il discorso che facevo prima, su
pieno coinvolgimento in questi processi della parte politica, la parte amministrativa più alta, perché attraverso quel coinvolgimento il resto poi viene guarda, viene, ti confesso che ho trovato molto strano che venisse citata la politica all'ultimo mi sarei aspettato questa risposta alla prima domanda fatta. La nostra esperienza ce l'ha dimostrato in maniera piena, e quindi poi l'altro livello è quello invece dei dirigenti, dei funzionari che spesso vengono lavorano su atti di programmazione e di pianificazione, in maniera tale da poter poi fare quei processi partecipativi e mettere e discutere su quegli elementi di programmazione e pianificazione che consentono poi nel momento giusto di fare partecipazione, non arrivare già con tante cose determinate, scritte, e quindi fare una reale partecipazione. Poi ovviamente ci sono tutti i settori all'interno di un ente trasversali, dalla parte IT alla parte di comunicazione, responsabili trasparenza e anticorruzione, però diciamo sono tanti e vanno a mio avviso poi coinvolti a livello scalare. Grazie. Io mi permetto di riprendere quello che diceva Linda in chat un attimo fa, anche il tema della scuola da questo punto di vista è veramente molto interessante. C'è un progetto che ormai ha una storia solida alle spalle che si chiama Scuola di Open Coesione, è un progetto che coinvolge moltissimi istituti, ha coinvolto moltissimi istituti superiori, credo si dica, insomma, scuole superiori, licei italiani, sul tema della partecipazione pubblica, in particolare applicata al monitoraggio civico delle opere. E anche lì è proprio per le ragioni a cui accennava Mara prima, cioè crea la consapevolezza di un diritto da parte di chi si sta formando, in quel caso nelle aule scolastiche, a conclamare, ad affermare il proprio diritto a partecipare alle politiche pubbliche. Detto questo, io credo che abbiamo chiuso il giro di tutte le domande. Ringrazio davvero tutti. Io non sforato... ho risposto all'ultimo. Ah, scusami Annelisa, perdonami. No, non è che devo dire niente di particolare, però. No, ti chiedo anche a te una battuta al volo. A chi suggeriresti? Allora, noi abbiamo già messo in campo con Puglia Partecipa Camp, evidentemente già definito quali sono i nostri stakeholder di riferimento, oltre naturalmente a dire che tutti dovrebbero essere acculturati, ma noi abbiamo in primis, come ha detto Micaela, noi della regione, noi come autorità di gestione intesa come partenariato economico-sociale con cui discutiamo le politiche di coesione. Naturalmente lo dobbiamo fare necessariamente con gli enti locali, che come hanno detto altri sono più vicini al territorio, possono interpretare prima le esigenze e poi le parti sociali e datoriali, quindi un po' tutti, devo dire. Noi come attività poi formativa abbiamo già messo in campo questa politica, quindi OpenGov e cultura della partecipazione vista come tutt'uno ci sembra interessante. Grazie mille, grazie Annelisa, grazie davvero a tutti voi. Io rilancio soprattutto verso i miei colleghi, nel senso Sabrina, Fedele, Ilaria, Andrea, Rino, Angela, tutte le persone coinvolte. Mancano 5 minuti prima di passare la parola alle 12:25 a Sabrina Bellotti per l'ultimo intervento di oggi. Se vi va di aggiungere qualcosa, un commento, una ragionata condivisa sul discorso ampio, sui vari discorsi ampi che si sono sovrapposti e alimentati a vicenda in questa parte di talk, mi auguro sia stato interessante e coinvolgente per tutti. Soprattutto davvero ringrazio tutti voi per il lavoro fatto insieme, per questa chiacchierata finale. E se qualcuno di voi volesse intervenire per le ultime considerazioni, ditemi voi, altrimenti ci possiamo anche avviare verso la parte finale. Ci sono delle domande, no? Mi sembra che abbiamo risposto più o meno rapidamente anche in chat o al volo sulla domanda su Desi e sugli ulteriori approfondimenti. E davvero, detto questo, torno a ringraziare tutti voi e mi avvio a passare la parola a Sabrina Bellotti. Sabrina, ci sei? Sì, io ci sono. Perfetto. Non mi vedo, ecco. Video, però ci sono. Adesso ti confermo che ti vediamo.
Ok. Se hai delle slide da condividere, no, chiedo. No, no, assolutamente, okay. Dato il setting che voi avete dato a questo incontro, io potevo preparare qualcosa perché il feedback che credo mi sia richiesto in questa situazione è quello di aver ascoltato e reagire a quello che ho ascoltato. Quindi non è il mio, non è un intervento né, come dire, di natura valutativa di quelle che sono le singole esperienze realizzate, ma piuttosto appunto di così, di riflessione su quello che ho potuto, sul molto che è stato detto, quindi è una riflessione sicuramente parziale la mia per il momento. Voglio dire innanzitutto che, riprendendo quello che è stato detto in apertura di questo incontro sia dal dottor Angeletti che dal punto di vista del Dipartimento della Funzione Pubblica che io rappresento, io per chi non lo sa sono appunto il punto di contatto nazionale dell'iniziativa e negli ultimi 2 anni ho coordinato le attività partecipazione dell'Italia alla partnership mondiale del governo aperto e anche coordinato le attività in collaborazione col Formez che si sono realizzate a livello nazionale, perché ovviamente nella logica della partnership non esiste la possibilità di parteciparvi se non perché esiste una significativa attività nazionale che viene realizzata per attuare i principi del governo aperto. Si è parlato oggi con voi principalmente di partecipazione, che è, come dire, la condizione abilitante del governo aperto, ma come è stato ricordato sia dal dottor Angeletti che anche da Talamo, non, ovviamente non esaurisce una politica che è una politica molto ampia. Addirittura il dottor Angeletti la faceva coincidere con l'amministrazione pubblica tout court. Non siamo lontani da questo sicuramente, perché le aree di intervento sono molte, sono importanti e sono fra l'altro diversamente normate, per stare anche a quello che diceva il dottor Talamo. In alcune aree del governo aperto, questo l'abbiamo potuto verificare a livello mondiale, il report è stato fatto per una riflessione su 10 anni di governo aperto, ricordo a tutti che questa iniziativa è partita nel 2011 e l'Italia vi partecipa dal 2011, si è potuto notare in maniera molto chiara che mentre ci sono degli avanzamenti significativi in tutto ciò che riguarda l'area della trasparenza e della prevenzione della corruzione, questo appunto nel mondo, non soltanto in Italia, e questo lo dobbiamo probabilmente a un'attiva che via via ha spinto paesi come l'Italia a produrre delle norme che impongono obblighi rispetto a queste politiche. Non è la stessa cosa, e veniamo al tema di oggi, se parliamo di partecipazione. Oggi qui abbiamo avuto, ho sentito la voce di più regioni, e le regioni, come è stato ricordato, sono quelle entità pubbliche che più si sono spese sul versante della partecipazione, producendo anche delle norme. E quello che ho ricavato dalla vostra esperienza di oggi è che sicuramente questo percorso di accompagnamento che Funzione Pubblica attraverso il Formez ha voluto mettere in campo facendo dei pilota ha colto delle realtà molto diverse fra loro, che però tutte, lo avete riportato voi stessi, sono state, come dire, aiutate, accompagnate soprattutto nel problem setting, cioè nel capire in che modo affrontare le problematiche più o meno mature che rispetto ai percorsi di partecipazione la storia delle singole organizzazioni aveva comunque raggiunto. È chiaro che abbiamo visto confrontate fra loro dei punti di vista molto diversi sui processi partecipativi, da appunto situazioni in cui la politica di partecipazione è parte centrale della politica complessiva tout court di quell'amministrazione, nel caso per esempio del Ministero che si occupa dello sviluppo sostenibile, o anche le regioni come la regione Emilia-Romagna, la Puglia, che da anni hanno posto l'attenzione trasferendola al proprio interno nei diversi settori, come è stato ricordato. Quindi ci sono diversi modi, diversi approcci. Si può guardare alla partecipazione senz'altro come modo di fare amministrazione aperta, e quindi è chiaro che più o meno consolidato questo percorso all'interno della stessa organizzazione determina problematiche diverse, ma alla fine, ed è emerso proprio chiaramente da quello che avete detto, esiste una necessità in tutti i casi di consolidare competenze e know-how e conoscere le potenzialità. Questo è stato sottolineato e credo che sia importante,
e in questo bisogna necessariamente, lo voglio sottolineare molto, coinvolgere i vertici delle amministrazioni. È stato ricordato da alcuni di voi, e non soltanto il vertice politico, anche il vertice amministrativo, per un punto importante che è stato toccato, che è quello della necessità di sviluppare una cultura organizzativa condivisa sul tema della partecipazione dentro le organizzazioni, a seconda del loro grado di complessità, ma quelle che si sono espresse oggi sono tutte diversamente complesse, ma complesse. Quindi c'è un tema anche di esperienza, di aver fatto esperienza di partecipazione in settori diversi, e lo ricordava la collega della Regione Emilia-Romagna, è importante avere attenzione e rispetto per i diversi approcci. Siamo un paese che non ha una normativa nazionale sulla partecipazione. Posso dirvi che forse in questa fase storica ci stiamo cominciando a pensare, questo è uno degli ambiti di lavoro attuale del nostro forum multi-stakeholder per il governo, può ragionare anche su questo, ma a partire dalla piattaforma Partecipa abbiamo fatto sicuramente già degli enormi passi avanti. Voi oggi mi avete dimostrato l'importanza di disporre di una infrastruttura di questo tipo, che consente anche di dare visibilità e quindi accreditare una sede comune di realizzazione di processi partecipativi da parte delle amministrazioni più importanti, i ministeri, le politiche nazionali, ma anche di altre amministrazioni. Quindi stiamo insieme promuovendo e costruendo un modello di confronto fra le pratiche di partecipazione che parta dalle esperienze, che parta da processi concretamente realizzati. Voglio chiudere dicendovi, facendovi un invito. Tutti voi avete dimostrato l'importanza per voi di questo percorso di pilota che avete fatto, appunto, che hanno si sono avvalsi di diverse approcci, dalla formazione all'innovazione tecnologica alla sperimentazione, quindi sicuramente ricchi e importanti. E tutti voi avete detto quanto è importante, condividere questo tipo di esperienza che voi avete fatto all'interno della vostra amministrazione. Quindi vi chiamo e richiamo tutti a un contributo che potete dare ulteriore rispetto alla vostra esperienza di amministrazione pilota, che è quello di partecipare al Lab della partecipazione pubblica. È stato ricordato da Gianfranco durante i lavori, abbiamo recentemente, lo ha lanciato il Ministro della Pubblica Amministrazione Zangrillo l'8 maggio, in occasione della settimana mondiale dell'amministrazione aperta, abbiamo appena lanciato un Hub della partecipazione pubblica. Ne è uno dei soci promotori insieme al Dipartimento della Funzione Pubblica, anche in Regione Emilia-Romagna. È nato da un processo di co-creazione che ha coinvolto all'interno del nostro quinto piano nazionale per il governo aperto sia la società civile che le amministrazioni pubbliche, quindi come dire, è un risultato positivo di tutti. Si compone di strumenti, esperienze che voi stessi potrete arricchire contribuendo e partecipando segnalare quello che voi avete realizzato e creato, ma soprattutto ha appena avviato una comunità di pratiche sulla partecipazione pubblica in diversi ambiti. Anche il MASE ha già, come dire, che è uno che ha collaborato alla costruzione del Lab, ha già lanciato la propria candidatura per aprire un'area di lavoro, per esempio, sulla partecipazione per lo sviluppo sostenibile, molto importante anche per coinvolgere i pubblici giovanili, i giovani nel nostro paese. Quindi invito tutti voi a segnalare questa possibilità di partecipazione anche a livello individuale per seguire le aree di lavoro, per informarsi sugli strumenti e sulle esperienze, e a vostra volta fargli portavoce di questo strumento, di questa opportunità nei vostri network e nei canali a diverso livello con cui lavorate, per esempio anche coinvolgendo gli enti locali. Voglio chiudere appunto dicendo quanto è per il Dipartimento della Funzione Pubblica importante questa strategia di promozione del governo aperto. Non soltanto perché ormai viene richiesta dai livelli anche extra nazionali, quindi dal livello europeo nell'utilizzo dei fondi, dal livello europeo nell'attuazione del nostro piano nazionale di recupero e resilienza. Quindi in qualche modo è il momento in cui la partecipazione deve diventare un elemento che caratterizza tutte le politiche pubbliche sempre di più. E quindi vi invito da questo punto di vista ad associarvi, a seguire la nostra community per il governo aperto e a partecipare attivamente al Lab. Abbiamo chiuso col tempo, ringrazio il Formez e tutte le amministrazioni, tutti i relatori
per questo importante momento di condivisione di un'esperienza fatta insieme a noi, e di nuovo vi porgo l'invito a seguirci, ad aderire e a diventare parte dell'app della partecipazione pubblica. Grazie. Grazie mille Sabina, grazie. Io avevo già messo il link in chat, lo ritrovate adesso perché forse è salito più in alto con i saluti. Grazie a Sabina per aver chiuso con un rilancio, ci potete trovare lì. Grazie di cuore a tutti i relatori di oggi, grazie davvero per aver preso parte ai lavori dei progetti pilota, grazie per aver trascorso con noi un sacco di tempo, per aver rilanciato. Chiedo a Sabrina, Lisa, chiunque abbia voluto di aggiungere due parole finali. Io a questo punto penso di aver parlato fin troppo, quindi chiudo il mio microfono. Mi sembra che siamo fuori tempo. Sì, ma infatti io non posso che ringraziare di nuovo tutti quanti, anche i partecipanti, e spero che quello che abbiamo raccontato possa essere veramente di ispirazione, di stimolo per qualcuno che vuole intraprendere percorsi analoghi. Noi abbiamo cercheremo ancora di mettere a disposizione materiali di quello che è stato realizzato in maniera tale che chiunque si incuriosisca possa avvicinarsi. Ancora grazie a tutti. Buona giornata, buon lavoro e buone vacanze. A voi. Grazie. Grazie a voi.